Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Buon inizio settimana a tutti, tante ovviamente le notizie che andremo ad approfondire nel corso di questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est. Parleremo ancora di infortuni, di incidenti, ma soprattutto di un medico di cui non si hanno tracce da diverse ore. Era uscito per cercare funghi, il maltempo, gli strascichi che l'ultima ondata ha lasciato in Friuli Venezia Giulia, in particolare nella sinistra Tagliamento, l'ex provincia di Udine, e ancora un'auto che resta bloccata nel guado di Murlis. Intervengono i vigili del fuoco e le elezioni c'è l'esito del ballottaggio a Portogruaro. Vince il centro-destra, di fatto la compagine di Favero, leghista, appoggiato dall'ex sindaca senatore. Grande festa e un verdetto davvero sorprendente che ha lasciato un po' tutti spiazzati. Avremo un'ampia pagina dedicata a questo e ad altri argomenti come l'emergenza Covid e le dure, rigide prescrizioni che il governo con i soliti DPCM si appresta a varare, in discussione già questa sera con la normativa che entrerà poi in vigore presumibilmente a partire dalla giornata di mercoledì. Tutto questo ovviamente nel corso del telegiornale. Prima però di proseguire con le notizie, gli aggiornamenti e soprattutto i saluti che arrivano dai colleghi delle redazioni di Udine e del Veneto. A voi la linea. Grazie direttore, ben ritrovati da Giovanni Aiello, dalla redazione di Udine Gorizia e Trieste. In primo piano il tema legato al Covid, con l'aumento delle guarigioni a Sappada, però il nuovo caso di positività alla ex caserma Cavarzerani. Si parlerà anche del maltempo e delle sanzioni in cui è in corso un'osteria nella Bassa Friulana. Ospite in studio il sindaco del comune di Campoformido, Erika Furlani. Per quanto riguarda la nostra parte, invece, le nuove unità cinofile per il soccorso alpino e l'intervista al segretario provinciale della SNALS, Mauro Grisi. Spazio anche all'evento Art and Food nel centro storico di Pordenone e alle attività sul territorio di Greenpeace. Passo ora la linea al collega del Veneto. Grazie della linea, un saluto anche dalla nostra redazione. In primo piano la cronaca con un noto chirurgo della marca trevigiana disperso a Cortina d'Ampezzo, soccorso alpino al lavoro da ore a partire dalla serata di ieri, e poi un 17enne rimasto coinvolto in un brutto incidente accaduto a Conegliano. C'è l'andamento del coronavirus con i casi in aumento soprattutto nel veneziano, oltre alle incognite in arrivo dai nuovi provvedimenti che domani verranno discussi in Parlamento dal governo. Quindi la politica con i ballottaggi in Veneto, con il nuovo sindaco a Portogruaro. A tra poco, Alberto, a te la linea. Ampia pagina dedicata sicuramente allo scrutinio, cominciato questa mattina a Portogruaro, poi vedrete anche ulteriori aggiornamenti e servizi nel corso dell'edizione dalla redazione del Veneto. Intanto la domanda che abbiamo posto nell'edizione precedente, la leggiamo: Covid, multe, controlli, il Viminale si può utilizzare anche l'esercito, sei d'accordo? Sì, il 32% di voi, no, il restante 68%. E un po' l'avevamo già anticipata la notizia nella scorsa edizione del telegiornale, con le rigide misure che verranno prese già a partire dalle prossime ore. Per esempio, chiusura di bar e ristoranti alle 23 e mascherine obbligatorie all'aperto. Il governo vuole anticipare alle 23, massimo a mezzanotte, l'orario di chiusura di bar e ristoranti, ma di questo si discuterà con i governatori proprio nel tentativo di trovare una soluzione che possa mettere tutti d'accordo. E guardiamo anche alle mascherine: l'obbligo delle mascherine all'aperto appare ormai scontato, così come l'arrivo di nuovi divieti, ma sui quali dovranno ovviamente essere le imposizioni per frenare l'impennata di contagi da coronavirus. Il governo ha deciso proprio di confrontarsi con le regioni e di attendere i suggerimenti delle opposizioni durante il dibattito parlamentare della giornata di domani, quando il ministro della Salute Speranza riferirà alle Camere i contenuti del nuovo DPCM e annuncerà ufficialmente la richiesta di proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Però intanto la linea guida è questa: chiusura bar e ristoranti alle 23 per evitare forme di contagio e focolai, e soprattutto obbligo sempre di mascherine all'aperto. Siete d'accordo? Ci fate sapere se ritenete opportuno. I metodi, come sempre, li vedete in sovraimpressione.
Apriamo il telegiornale, esce di casa per andare a funghi, noto cardiologo di Castelfranco Veneto disperso a Cortina da un pezzo. Apriamo così il notiziario. Era uscito di casa alle 5 del mattino di domenica, ma dopo una telefonata con i familiari avvenuta sulle 9.30 di lui non si è più saputo nulla. Giornata di ricerche quella di oggi a Cortina d'Ampezzo, dove i soccorritori sono sulle tracce di Leopoldo Celegon, 72 anni, di Castelfranco Veneto, noto cardiologo della Marca. L'allarme è scattato ieri sera attorno alle 20 e gli operatori del soccorso alpino di Cortina e San Vito di Cadore hanno perlustrato per ore l'area sopra Malga Pezzi De Parù, dove ha parcheggiato la macchina ieri mattina l'uomo per andare a funghi. Alle prime luci dell'alba altri soccorritori si sono aggiunti alle squadre operative. Il cellulare del 72enne non è raggiungibile. Il disperso è alto 1,80 m, pesa una novantina di chili, ha i capelli castani e gli occhi scuri. Chiunque avesse sue notizie è pregato di chiamare i carabinieri. Bloccato in mezzo al guado, un tecnico della team residente a Brugnere è stato costretto questa mattina a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco di Pordenone perché il veicolo che stava guidando, un Volkswagen Caddy, era rimasto bloccato. L'uomo, nonostante i divieti, ha deciso di attraversare ugualmente il guado di Murlis tra Cordenons e Zoppola, ignorando il fatto che sulla sede stradale ci fosse dell'acqua. Non metri sicuramente, ma pochi centimetri che gli hanno impedito di proseguire appunto questa sua impresa. Troppo facile, con il guado si risparmiano diversi chilometri. Purtroppo però la macchina, anche a causa del peso, ha cominciato a scendere sempre di più finché è rimasta incagliata. Vedete le immagini, le foto del soccorso ad intervenire portandogli proprio aiuto. È stata una squadra speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco di Pordenone. Per l'uomo non ci sono state conseguenze dal punto di vista medico-sanitario, se non il fatto di aver ricevuto una sanzione di 87 euro. Allora, anche qua, io dico, non voglio assolutamente essere polemico, però mi viene un po', no, l'amaro in bocca. 87 euro, uno dice, metti a repentaglio la tua vita, la vita dei soccorritori, perché avevamo visto poco prima di Natale l'anno scorso l'uomo che poi è rimasto travolto dalla pina del Meduna, che ha messo a repentaglio proprio la vita dei soccorritori, col dispiegamento poi di mezzi e di uomini, perché addirittura mi è stato detto che era stato attivato anche l'elicottero. Poi ovviamente la missione è stata abortita, però pensate i costi che hanno questa operazione. Chiama sul posto i carabinieri, gli distogli da altre attività. E 87 euro che poi diventano 50 e qualcosa se paghi entro 3 o 5 giorni. E beh, ogni giorno allora uno si sente magari legittimato a fare queste cose. Allora, o si inaspriscono le regole e si danno delle multe serie, o se no effettivamente anche poi illogico dare notizie, perché poi giustamente vai a subillare già qualcuno che ha questi tipi di intenzione, dire ma sì, vai, tanto male che ti vada, paghi 87 euro, senza rendersi conto poi il dispiegamento di forze, di mezzi e quant'altro appunto fa intervenire sul posto per portarti in salvo. La macchina ha subito dei danni sicuramente ingenti, qualcuno ha detto la natura ha già pensato a castigare l'imprudenza dell'uomo, però intanto oggi è finita così, il mezzo è stato poi portato fuori da un carro attrezzi. E parliamo di maltempo, maltempo che ha imperversato fino a questa notte in tutto il Friuli, Venezia Giulia e nel Veneto. Sentiamo allora i particolari nel servizio che ci arriva direttamente dalla redazione di Udine. Oltre alle mareggiate che hanno investito nel fine settimana scorsa la costa, provocando l'erosione dell'arenile da Sabbiadoro a Pineta, spingendosi fino alle seconde file degli ombrelloni, il maltempo ha colpito anche la montagna. A Camporosso, un faggio secolare che si trovava dietro la chiesa del paese e aveva 300 anni di vita, oltre che un diametro di oltre 2 metri, è stato abbattuto dalle forti raffiche di vento. Ai forestali è spettato il compito di constatare lo schianto. L'imponente faggio si trovava sul terreno di un anziano di Camporosso che era morto qualche giorno fa. A Tarvisio invece sono caduti 3 alberi sulla strada per Rutte Piccolo. Il maltempo, che nel fine settimana ha investito anche la bassa friulana, a Codroipo ha provocato un incendio in una cabina elettrica e nel comune di Ruda ha causato alcuni danni alla scuola di Perteole.
Nell'istituto educativo chiuso nel weekend, questa mattina sono stati riscontrati alcuni allagamenti che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Cervignano del Friuli. Sembra si sia trattato di una bomba d'acqua. Allertato, il tecnico comunale è intervenuto sul posto e ha risolto il problema insieme ai pompieri. L'acqua è entrata dalle terrazze, ma fortunatamente senza provocare danni particolarmente significativi. Tuttavia, per prudenza, la dirigenza ha deciso stamane di rimandare a casa i bambini. Apriamo allora il flash, la porta, la finestra, come la volete chiamare, sulla politica. Politica veneta in primo piano oggi con l'esito delle elezioni, con lo scrutinio cominciato questa mattina a Portogruaro, ma ci colleghiamo con la redazione del Veneto. Alessio, allora gli ultimissimi aggiornamenti quali sono? Anche perché la notizia ormai ce l'hai confermata, la guida del municipio passa a Favero, ma che panoramica ovviamente ci vuoi fare? Sì, grazie Alberto. Innanzitutto ben ritrovati e grazie della linea. Confermo assolutamente, nel sesto ballottaggio della storia a Portogruaro c'è il primo sindaco della Lega nella storia della città, sulle rive dell'Emene, ed è Florio Favero che si aggiudica questa tornata elettorale in questa giornata di fibrillazione dopo una domenica e un lunedì in cui l'affluenza appunto era al ribasso rispetto al primo turno. Ma il candidato del centrodestra, Florio Favero, alla meglio sul centro-sinistra, imponendosi con il 55% dei voti contro il 45% del competitor del centro-sinistra. Dunque una giornata questa di fibrillazione, di festeggiamenti da una parte, di riflessioni dall'altra, perché lo sentiremo anche tra poco nei servizi. L'esito, insomma, ha davvero aperto una nuova fase storica nella politica della città. Come detto in apertura, Florio Favero, espressione del centrodestra ma sindaco leghista in pectore, è il primo della storia. Un centrodestra che al secondo turno si è riunito. Favero ha incassato l'appoggio del sindaco uscente Maria Teresa Senatore e delle sue liste in suo sostegno. Stefano Sant'Andrea, che era arrivato primo alla recente tornata, quindi al primo turno, aveva ottenuto l'appoggio di Graziano Padovese, ma non è bastato, sono 1145 i voti di scarto. Il candidato del centrodestra che ha vinto pressoché in tutte le frazioni si è imposto anche nel centro storico. Sarà un'analisi importante quella che si aprirà anche dalla giornata di domani, ma di fatto, insomma, Portogruaro ha il suo sindaco. Siamo stati poi anche in piazza a documentare i festeggiamenti, ma andiamo con ordine perché lanciamo subito la primissima intervista da sindaco di Portogruaro di Florio Favero e a seguire anche le prime impressioni, le prime riflessioni di Stefano Sant'Andrea, che ha ceduto il passo dunque al candidato del centrodestra. Sentiamo il nuovo sindaco. Florio Favero è il sindaco di Portogruaro, grandi festeggiamenti in Viale Trieste, la città dell'Emene ha il suo nuovo sindaco, il suo nuovo primo cittadino. Quali emozioni? Emozione grandissima, la gente ci ha creduto nel nostro programma, ha creduto nelle persone che hanno partecipato, è una bellissima, un bellissimo finale. Ecco, quali saranno le prime cose da fare, Florio? La prima cosa da fare è andare in comune, parlare con i dipendenti, come ho sempre detto. Dobbiamo cercare di trovare una bella squadra, l'obiettivo è comune a loro, a noi e a tutta la cittadinanza. Portogruaro deve risorgere, deve trovare l'orgoglio di essere la vera Portogruaro. Ecco, che cos'è che ha fatto la differenza dopo il primo turno in un ballottaggio difficile, estenuante, 14 giorni insomma di full immersion? Non lo so, probabilmente è effettivamente il programma che abbiamo scritto, le persone che hanno dato forza a questa coalizione, l'apparentamento giusto nel centrodestra unito, perché il centrodestra dovrà essere sempre unito nei prossimi 10 anni. Ecco, la filiera Europa, Parlamento, Regione e ora Comune sono i pianeti che si allineano, come diceva. Adesso non ci sono più scuse, adesso i pianeti si sono tutti allineati e adesso dovremo trovare il modo per effettivamente fare quello che abbiamo in mente di fare. A chi dedica la vittoria? Alla famiglia e a tutti gli amici che mi sono stati vicino e ovviamente agli 85 leoni che mi sono stati vicinissimo per questa grande impresa. Portogruaro cambia? Cambierà sicuramente. Stefano Sant'Andrea, dunque ballottaggio che viene vinto dal centrodestra, da Florio Favero, quali considerazioni al termine del voto?
Ma diciamo che siamo delusi, ci aspettavamo un risultato migliore. Abbiamo perso soprattutto nelle frazioni e abbiamo la differenza la fanno le frazioni. Il nostro messaggio, la nostra unità, la nostra capacità di trasmettere il programma non ha attecchito in alcune zone, per cui il divario è abbastanza ampio e quindi abbiamo già visto dai primi seggi che era difficile farlo, lo sapevamo anche prima, speravamo in un risultato migliore. Ecco, domani si volta pagina, ci sarà ovviamente un'opposizione da fare, con quale spirito e con quali obiettivi e con quale voglia anche, insomma. Ma io vorrei dormirci sopra stanotte, io vorrei continuare a lavorare con questo gruppo di persone, uomini e donne che mi hanno dato una mano grande in questa campagna elettorale, quindi io penso che il mio impegno sarà rivolto soprattutto al territorio del comune di Portogruaro. Dopodiché vediamo se questa unione fra Lega e centrodestra funziona. Io ho dei grossi dubbi, li avevo anche prima, adesso vediamo all'atto pratico cosa potrà succedere. Al di là dell'esito però non si può non far risaltare anche il risultato del centro-sinistra, che forse a livello veneto è uno dei migliori. Sì, diciamo che ci eravamo illusi col primo turno, abbiamo mantenuto i nostri voti, anzi ne abbiamo presi un 200-300 in più, però purtroppo quelli che non sono andati a votare, se avessero votato per noi, avrebbero completamente ribaltato la situazione. Quindi c'è un astensionismo più del 10% rispetto al primo turno e noi abbiamo una differenza del 10%. E dunque l'attesa per quelli che erano poi di fatto i risultati è stata davvero al centro di tutta la giornata. Florio Favero l'ha seguita con i suoi alleati e con i suoi rappresentanti nella sede di Viale Trieste, mentre Stefano Sant'Andrea è rimasto nella sede di Borgo Sant'Agnese. Dopo i festeggiamenti in Viale Trieste però la compagine si è spostata nel cuore della città dell'Emene, davanti al municipio, dopo le bottiglie stappate nel la sede da dove è arrivato il risultato ufficiale, al via i festeggiamenti con i cittadini in piazza. Allora sentiamo quali sono state le impressioni in un pomeriggio caldo di storico cambiamento. Signora, è contenta che ha vinto il sindaco? Sì, soprattutto perché ha vinto la Lega. È un bel segnale questo. Un bel segnale, speriamo che si... che si, come si può dire, che porti qualcosa di ancora più bello di quello che c'è ora con la Lega. Che cos'è che ha fatto la differenza Salvini, Zaia? Beh, sicuramente hanno dato un bel supporto, diciamo, a queste elezioni. Poi siamo stanchi anche di tante bugie, di tante cattiverie. Quindi va bene così, sono felice, veramente. Sì, ma... è contento che ha vinto? Magari prima. È contento del nuovo sindaco? Sì, perfetto. E festeggiamenti in atto, insomma, Portogruaro deve cambiare secondo lei? Ah, sicuramente penso che con queste nuove idee qualcosa cambierà. Ripartire da una buona amministrazione. Un sindaco che si può chiamare per nome, Florio, e non sindaco, Florio. E cos'è che ha fatto la differenza secondo lei? Ma non so, la voglia di cambiamento forse. Portogruaro da dove deve ripartire? Dal centro storico, dal lavoro, dal controllo del territorio, piste ciclabili, non so. C'è fiducia insomma? Certo, Florio sì, è un amico. Festeggerà fino con lui fino a sera? Insomma, festeggiamo nel limite, insomma, dai. Queste erano le voci della piazza per un nuovo sindaco, Florio Favero, che ricordiamolo si è imposto con 6.290 voti a fronte dei 5.145 di Stefano Sant'Andrea, 55% contro il 45%. Nella parte del Veneto non perdetevi poi altri approfondimenti. A proposito di politica, a proposito di ballottaggi, anche a Castelfranco c'è un nuovo sindaco e c'è la riconferma di Stefano Marcone, il candidato della Lega ha battuto al ballottaggio Sebastiano Sartori.
Martoretto per il centro-sinistra con il 51,68% dei voti a 48,32%. Da Porto Guaro per il momento è tutto, ci rivede tra poco con nuovi ospiti ed anche con un approfondimento, ripetiamolo, nella parte del Veneto. Linea Pordenone. Grazie Alessio, bravo per l'attenzione che hai dimostrato in questo periodo elettorale. Non era facile e nemmeno scontato fare un lavoro così certosino. Coronavirus in Veneto, i maggiori aumenti nel veneziano, c'è attesa per il nuovo decreto in discussione in Parlamento. Si valutano mascherine obbligatorie anche all'aperto e chiusure anticipate dei locali, feste private a numero ridotto. Il servizio. In Veneto scendono le persone in isolamento domiciliare, ma il trend dei nuovi positivi al coronavirus è in linea con gli ultimi giorni. Nella notte i nuovi contagi sono stati 153 con zero decessi, secondo quanto si apprende dal bollettino odierno. Di queste nuove positività, 70 casi si sono registrati a Venezia, 31 a Treviso, 16 a Belluno e 15 a Padova. In tutto le persone attualmente positive nelle 7 province sono 4.401. In quarantena, ecco il dato di lettura positivo, ci sono 9.306 persone, meno 203 rispetto a ieri, di cui 41 con sintomi. In ospedale i ricoverati sono 284, di cui 202 positivi, 20 in terapia intensiva a numero stabile. Intanto c'è attesa sul fronte del nuovo DPCM pronto al passaggio di domani in Parlamento. Il documento è stato presentato oggi nel corso del Consiglio dei Ministri. Si valutano mascherine obbligatorie anche all'aperto e chiusure anticipate dei locali, ma anche feste private a numero ridotto. Tra le altre ipotesi, il divieto per le regioni di adottare norme anticontagio meno restrittive di quelle del governo. L'idea è quindi quella di permettere ai governatori di adottare proprie disposizioni, ma solo se più restrittive di quelle nazionali, e invece vietare di introdurre misure più soft, come avvenuto per esempio la scorsa estate con le discoteche. A Sappada si registra un drastico calo dei casi positivi al Covid, 9 infatti le persone guarite, all'ex caserma Cavarzerani invece risultato positivo un richiedente asilo dopo un mese e mezzo. I particolari nel prossimo servizio. Notizie incoraggianti da Sappada, dove sta progressivamente migliorando la situazione dei contagi e dei casi positivi al Covid-19. Due settimane fa nella località montana si registravano quasi 20 casi. Ad oggi, lunedì 5 ottobre, stando alla comunicazione del sindaco Manuel Pillerhofer, risultano essere invece 12 le persone positive. Si trovano tutte in isolamento domiciliare e nessuna di loro presenta alcuno dei sintomi con i quali si manifesta generalmente il virus. Sono invece 16 le persone poste in quarantena precauzionale. Tutti i casi sono seguiti dal Dipartimento di Prevenzione. Un dato positivo riguarda la guarigione di chi ha affrontato il virus nelle passate settimane. Stando al bilancio reso noto da Manuel Pillerhofer, sono 9 infatti le persone ad oggi guarite. Nel comunicare i dati, il sindaco raccomanda a tutti i suoi compaesani di mantenere comportamenti responsabili, seguendo le misure di prevenzione ed evitando in ogni modo assembramenti, anche in ambito familiare, ludico e ricreativo. E invita i sappadini, per quanto possibile, a non recarsi all'estero. Annunciando prossimi aggiornamenti nei giorni a venire, il sindaco, nella mail inviata a tutti i suoi compaesani e nella comunicazione postata sul canale social Facebook, evidenzia il fatto che sono possibili tuttavia altre restrizioni che potrebbero derivare dalle disposizioni che il governo dovrebbe annunciare. Il 21 luglio 2020 il sindaco del comune di Udine, Pietro Fontanini, firmava l'ordinanza che dichiarava zona rossa l'ex caserma Cavarzerani di via Cividale a Udine. Oggi il vice governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, su Twitter annuncia che dopo 40 giorni si è registrato un nuovo caso di positività al Covid-19. Subito via al tampone per 197 ospiti. Cresce l'attesa per i risultati, servirà a capire se si tratta di un caso singolo, isolato, o se invece si rischia di essere in presenza di un nuovo focolaio e di dover intervenire, come già avvenuto negli scorsi mesi. Dunque, saluto e ringrazio il dottor Luciano Clarizia, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche per il Friuli Occidentale. Dottore, grazie. Buonasera, grazie a lei direttore per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Allora, noi dobbiamo dare la notizia che è stato riaperto il reparto Covid all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per il primo paziente che si trova in rianimazione, una notizia che ovviamente sta suscitando abbastanza scalpore, anche se, ed è questo un po'
l'argomento che tratteremo assieme. Caro dottore, guardiamo ogni giorno i social, sentiamo insomma tante espressioni anche di medici e colleghi suoi che sembrano essere un po' più dalla parte ma sì, ma cosa vuoi, una semplice influenza, tutto passerà, state tranquillo, anzi terroristi, giornalisti, alcuni medici, no? E invece insomma magari sponsorizzare un po' il rispetto del buon senso soprattutto, no? No, ma vede direttore, ha detto bene, la risposta, si è dato solo la risposta, proprio c'è la riapertura oggi, è la notizia di questa mattina, della terapia intensiva per il primo paziente Covid con sintomatologia tale da dover insomma, essere assistito in questa tipologia di reparto. Quello che abbiamo previsto sta purtroppo avvenendo, cioè vede, quello, il liberi tutti che abbiamo vissuto durante il periodo estivo, dove il rispetto per le regole, il controllo, tutto quello che era stato chiesto come precauzione non è stato sempre fatto, abbiamo visto anche qui in TV da lei alcune scene di assembramenti veramente deleteri che indubbiamente avrebbero portato le conseguenze. Oggi lo stiamo pagando. Il dramma qual è? Che adesso è vero che siamo, come già la volta scorsa, pronti ad affrontare rispetto ai mesi passati anche l'eventuale emergenza, perché insomma ci siamo attrezzati, però quando riparte con la terapia intensiva è un problema. Differente è un reparto Covid per gestire i sintomatici ancora lievi che bene o male fanno dei passaggi veloci e poi finisce il tutto. Quando si arriva in terapia intensiva purtroppo le possibilità di non uscirne vivi sono abbastanza elevate. Sa che caratteristiche ha questo paziente, il primo paziente che è entrato? Cioè è un paziente anziano che ha già patologie pregresse o è una persona giovane che fino all'altro ieri insomma stava bene senza altre patologie? No, è un paziente anziano già con delle patologie pregresse, cioè, ciò non toglie che è sempre un problema e che a prescindere, però abbiamo visto anche in altre zone d'Italia che purtroppo anche persone diciamo non giovanissimi ma giovani e con anche senza patologie importanti purtroppo hanno avuto questo problema. Quindi le ripeto, quello che ci sta mettendo in difficoltà e ci metterà in difficoltà prossimamente è già immaginare con la carenza di personale che abbiamo dover gestire già una separazione fra la terapia intensiva classica per le persone che hanno per esempio l'incidente stradale piuttosto che un problema di trauma cardiaco rispetto a quelle Covid positive, perché capisce che anche la gestione è differente, molto più complessa, ci vogliono più colleghi che lavorano esclusivamente sulla persona Covid, non possono poi entrare in contatto con gli altri pazienti. Quindi tutto questo certamente comporterà nella già criticità che stiamo vivendo tutti i giorni nell'azienda ospedaliera un ulteriore problema. E questo ci sta preoccupando perché effettivamente con l'avvio, con l'inizio insomma, di questa apertura della terapia intensiva sicuramente dobbiamo preoccuparci e pensare veramente al prossimo futuro e organizzare qualcosa di diverso. Ecco dottore, un'altra domanda che volevo fare, siamo ormai alla vigilia dell'ennesimo DPCM, misure stringenti, obbligo della mascherina sempre all'aperto, locali che addirittura potrebbero chiudere già alle 23. Sono misure secondo lei necessarie oppure diciamo stiamo un po' esagerando? Perché poi ovviamente si parla con le persone e dicono ah ci vogliono con la museruola H24, i locali vogliono farci chiudere i locali. Ma io credo, e non ho mai portato l'acqua al mulino né di Conte né di Di Maio né di Salvini né di altri, io sono abbastanza imparziale, sono imparziale e molto diretto nelle cose, non credo che Conte, sapendo che poi si andrà al voto tra 3 anni, chiuda con il cuore leggero determinati locali, impedisca, inasprisca, sapendo che poi ci saranno delle ripercussioni inevitabili sul voto degli elettori. Cosa ne pensa lei, dottore? No, ma guardi, io non sono di quelli che vogliono fare terrorismo, però è chiaro che ma tutto discutibile alle 22, alle 23, alle 18, mezzogiorno, cioè il problema secondo me si pone perché siamo arrivati a un punto tale che le persone, i cittadini, non stanno più rispettando le regole. Se si rispettassero le regole come è stato fatto fino a un po' di mesi fa, probabilmente non si arrivava a quello che sta succedendo oggi. Vede, prima lei ha detto una cosa che mi ha stimolato e qua devo fare un respiro profondo prima di rispondere. Perché quando leggo alcune affermazioni di professionisti conosciuti, affermati, medici di questa provincia,
che dicono che non bisogna preoccuparsi, che tutto terrorismo, che è solo l'1% che muore per il Covid rispetto alle altre patologie. Non so dove sono stati presi questi dati, ma a prescindere, anche se fosse lo 0,5%, io non so se è per questa persona che ha fatto l'affermazione, ma problemi suoi. Se prende me o la mia famiglia quello 0,5% è un problema, quindi io vorrei evitare di morire per lo 0,5% del Covid, no? Quindi allora è chiaro che se si semplifica tutto, io capisco se affermazioni del genere vengono fatte dalla signora Maria mentre stiamo bevendo un bianco in osteria e Maria fa di tutto tranne che il sanitario, mi dice e mi afferma, dice ma sai cosa vuoi? Muore tanta gente per tumori, per problemi cardiologici, dobbiamo preoccuparci quei pochi che muoiono, che poi pochi non sono di Covid, ma io là potrei o rispondere e spiegargli che non è così, oppure far finta di niente. Se parte da un professionista serio, affermato, di questa provincia, la cosa mi preoccupa, perché queste cose non possono essere fatte da professionisti, perché altrimenti sembra che tutti i medici, tutti gli infermieri, tutte le forze dell'ordine, tutti i giornalisti siamo solo dei buffoni che ci stiamo inventando il tutto e che non sta succedendo niente. Io ricordo a questo professore, o meglio, si vada a riguardare le scene che abbiamo visto a Bergamo con quei camion militari che trasportavano bare, e sono vere, non sono scene finte, e io non vorrei arrivare anche a Pordenone a queste condizioni, quindi è bene rispettare ed evitare di dire cose che mettono cioè che lasciano le persone a non rispettare la prevenzione. Prevenire non significa essere delle persone che vogliono fare terrorismo, non è così. La prevenzione è fondamentale in questa situazione, non stiamo a scherzare. L'abbiamo visto, siamo ripartiti con la terapia intensiva e vedrete purtroppo che capiteranno altri casi. E questa è la risposta alla domanda che lei mi ha fatto prima. Sai, io non l'ho mai detto, ma da mesi ormai ricevo pressioni da cittadini, non cittadini, non parlare più del Covid. Allora, io dico, posso anche fare a meno, ma andrei a dormire con la coscienza sporca la sera, perché nascondere come fanno gli struzzi, no? La testolina sotto la sabbia non mi appartiene. Poi ovviamente ho un rispetto, come lei la sua deontologia, anche io la mia deontologia, un rispetto nei confronti dei nostri telespettatori, che per fortuna sono tanti, ci seguono da tutto il Triveneto e non soltanto, ed è giusto dare, ecco, una corretta informazione. Mi sembra che qua non è mai stato fatto né sciacallaggio né terrorismo, e tantomeno, insomma, non siamo in un regime totalitario. Oh, anzi, articolo 21 della Costituzione, chi magari non ha memoria se lo vada a rileggere e capirà, insomma, quanto bello è avere la libertà di esprimersi. Assolutamente, ci mancasse, insomma, no? Bavagli e bavaglini. Quindi, guardi, giusto per chiudere, mi raccomando, continuiamo a seguire le regole, mascherine, distanziamento, lavaggio delle mani, ancora un po' di pazienza. Vedete che a breve verrà fuori questo benedetto vaccino e tutto finirà. Però dobbiamo avere pazienza e fare prevenzione adesso. Dottore, grazie, ci vedremo la settimana prossima. Grazie come sempre all'amico Luciano Clarizia, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche del Friuli Occidentale. Grazie a lei. E intanto, a proposito di vaccini, oggi è stata presentata dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, dal suo vicepresidente Riccardo Riccardi, la campagna anti-influenzale 2020. Il servizio. La vaccinazione anti-influenzale non solo tutela il singolo individuo, ma protegge anche gli altri, soprattutto i soggetti più deboli, dove magari proprio per i diversi contatti e non potendosi magari in alcuni casi vaccinarsi, potrebbero subire delle conseguenze gravi dal virus influenzale. Ma non solo, distinguere anche tra influenza e Covid è fondamentale perché il sistema possa reggere, e la vaccinazione aiuta proprio a questo. Se abbiamo un sistema forte che è in grado di concentrarsi sul Covid, riusciremo a dare nel migliore dei modi le risposte. Se invece c'è confusione, c'è una richiesta eccessiva di tamponi, di ovviamente visite ed altro, rischiamo di far saltare il sistema e non possiamo permettercelo. Il governo si sta orientando nel senso di lasciare alle regioni un'autonomia solo più restrittiva rispetto ai DPCM nazionali. Lei che ne pensa? Sono profondamente contrario. Penso che il sistema delle regioni sia quella che ha fatto reggere il paese anche nei periodi più difficili. E se qualcuno pensa di continuare a togliere competenze alle regioni fuori dalla Costituzione con atti di forzatura, lo ritengo profondamente sbagliato, e la leale collaborazione tra regione e Stato va proprio nella direzione della condivisione. Penso che abbiamo dimostrato grande responsabilità come regioni,
forse troppi in alcuni periodi, quando forse c'era da alzare più la voce, però è chiaro che noi non potremmo stare zitti se il governo si muoverà in quella direzione. Io penso che si siano fatti tutti gli sforzi, ne è testimonianza che ben prima anche noi siamo tra quelle regioni che hanno acquisito le maggior dosi di vaccino, superando il 40% rispetto a quello che è accaduto lo scorso anno. Metteremo a disposizione gratuitamente nelle fasce definite a rischio, quindi bambini da 6 mesi a 6 anni e oltre 60 anni, non 65 come lo scorso anno. L'altro aspetto importante è che si unisce alla protezione delle persone con il vaccino influenzale il sistema organizzativo e soprattutto la capacità della sorveglianza sanitaria legata al virus. Questo è un elemento straordinariamente importante in questa particolare situazione dove siamo anche alle prese con l'elemento scolastico, che è un tema importante sul quale io sono fiducioso che l'introduzione del test rapido ci consenta anche di ridurre quei disagi che purtroppo abbiamo registrato nella tenuta di questo sistema. Se solo immaginiamo che la sorveglianza sanitaria potrebbe vedere un isolamento inferiore, perché in 10 minuti saremo in grado di capire se siamo davanti a una condizione positiva o meno, io credo che questa sia la strada giusta sulla quale noi continueremo a insistere. Andiamo allora a Pravis Domini, saluto e ringrazio il suo sindaco, il dottor Davide Andretta, grazie sindaco per essere nuovamente in nostra compagnia. Ci mancherebbe, è sempre un piacere. Allora sindaco, la notizia di oggi è che è stato riscontrato una positività da Covid-19 anche all'interno di una scuola. Ci vuole dare qualche ragguaglio in più, anche perché è da giorni che diciamo attenzione, perché le scuole potrebbero essere davvero il luogo di diffusione, no, maggiore del Covid-19, sempre che se non si rispettano le disposizioni in vigore. È chiaro che in comunità purtroppo la diffusione è maggiore, no, rispetto magari a casa o in altri luoghi. Assolutamente sì, purtroppo abbiamo avuto nelle ultime ore questa notizia. C'è stata chiaramente, a me è stata comunicata personalmente dalla famiglia in primis, ma poi ovviamente ho avvisato anche la dirigente scolastica, la dottoressa Del Bel Belluz, e poi questa mattina anche l'azienda sanitaria è arrivata e ci ha contattati. Ovviamente c'è già stato anche un sopralluogo nel plesso scolastico, stiamo parlando della scuola primaria Padre Angelo Buodo. E purtroppo la notizia è che c'è una bambina che frequenta l'istituto che è positiva. È il primo caso di un minorenne oltretutto sul territorio, ma proprio andiamo insomma a parlare di una bambina che frequenta la scuola elementare, e quindi senza nulla togliere a tutti gli altri contagiati di età chiaramente più avanzata, si sa quando c'è un bambino di mezzo è sempre tutta un'altra cosa insomma. Quindi la vicinanza in primis alla famiglia, in primis a questa bambina, e poi secondariamente anche con l'azienda sanitaria abbiamo fatto un'analisi di tutte le azioni che sono già state messe in campo dalla scuola, in collaborazione ovviamente anche con il comune. E il parere dell'azienda sanitaria è ovviamente stato positivo, perché davvero è stato uno sforzo importante quello fatto dal comune in collaborazione con la dirigenza scolastica per poter riaprire le scuole a settembre. Chiaro, purtroppo, come si diceva prima, tutti gli assembramenti che ci sono, chiaramente la movida che è un po' ripresa, i movimenti liberi delle persone portano anche a questo. Non siamo né il primo comune che ha un caso nelle scuole, non saremo purtroppo neanche l'ultimo. Abbiamo visto anche a Bagnarola di Sesto Regen, abbiamo visto insomma a Pordenone, a San Vito, insomma ormai purtroppo mi sa che dovremmo conviverci, come diceva il dottor Clarizia, ma se non concesso io spero che entro breve almeno o una cura definitiva o un vaccino possa saltare fuori, no? Beh, lo speriamo sicuramente tutti, perché vediamo che insomma l'età media anche si sta andando ad abbassare, e questo può diventare sicuramente un problema per il futuro. Speriamo chiaramente che i numeri delle terapie intensive rimangano bassi, però non possiamo sapere come va poi ad evolvere l'epidemia, e quindi non possiamo sapere come andrà, dobbiamo solamente stare attenti. Ecco sindaco,
Ricordiamo che lei è stato uno dei primi cittadini purtroppo affetti da Covid-19, ce lo ricordiamo tutti, poi lei è venuto a trovarmi assieme al sindaco Andrea Delle Vedove. Ecco, nei confronti di chi si dimostra sbruffone, si dimostra insomma lavativo nei confronti delle disposizioni, l'utilizzo di mascherine, dispositivi di protezione, il lavaggio delle mani e distanze di sicurezza, che atteggiamento lei stesso assume? Anche perché ha una grossa responsabilità, lei guida comunque una comunità di persone. Ma io dico a chi magari non crede o vuole sempre dare meno peso a quello che stiamo sentendo che a me sono bastati un quarto d'ora, 20 minuti a contatto con una persona che aveva contratto il virus, quindi in 15 minuti, non di più, sono riuscito a prenderlo. Mi reputo una persona fortunata perché non ho avuto praticamente nulla se non una giornata di spossatezza, però c'è chi la vita la sta perdendo e allora ogni tanto sento anch'io qualcuno che dice ma le mascherine sono tutta una presa in giro. Io non credo proprio che sia così, le mascherine in questo momento servono a salvare non solo la nostra vita ma a salvare quella degli altri e quindi credo che ognuno debba fare la sua parte in momenti come questi, certo, senza tirarsi indietro. Ecco, lei sindaco è stato quasi asintomatico, ma il suo collega di Cordenone è stato 2 mesi sì, a casa, in isolamento domiciliare, 5 tamponi tutti positivi, cioè era diventata quasi una fobia e ricordiamo perché ci mandava dei video. Poverino, Andrea non lo riconoscevo neanche più. Ma è difficile. No, è difficile. Ma a chi continua a dire, ma sì, ma è una piccola influenza, ma cosa vuoi, 2 linee di febbre, 4 colpi di tosse. Se ti va bene, se ti va male... È difficile, in realtà è un percorso difficile perché sì, rimanere isolati anche all'interno. Ma quello di sarebbe anche il meno, perché con lo smart working. Già quello è pesante. Ma sono gli effetti poi che puoi avere poi, sul tuo corpo. Certo. Ripeto, lei è stato fortunato e per fortuna è andata così. Purtroppo qualcuno ce la sta raccontando, ma ce l'ha avuta dura e qualcuno non ce lo può neanche raccontare perché non c'è più. Io ho acceso un cielo alla Madonna per dire, insomma, la prima domenica che sono potuto andare a messa, perché è vero, è così, la situazione quest'estate soprattutto, secondo me, troppo spesso l'abbiamo sottovalutata, abbiamo ripreso una vita che è stata fin troppo normale, dimenticandoci quello che c'era e che purtroppo c'è ancora anche a causa di queste cose. Ci torni a trovare pure Davide Andretta, sindaco di Pravisdomini. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Grazie, direttore. Nessuna chiusura dei locali o restrizioni sugli orari. È stata battuta pochi minuti fa questa velina da Lanza. La notizia arriva da Palazzo Chigi. Il governo non ha alcuna intenzione di introdurre il coprifuoco. Ma sentiamo allora invece le notizie che almeno erano state diffuse nel pomeriggio di oggi nel servizio di Tania Pellegrini. Aumentano i contagi e i ricoveri per coronavirus. Arriva la stretta del governo che con un nuovo DPCM vuole imporre mascherine all'aperto e restrizioni sugli orari per bar e ristoranti. Questi sono alcuni dei contenuti del nuovo decreto che è in corso di discussione da parte del Consiglio dei Ministri e che sarà illustrato domani in Parlamento dal Ministro Speranza. L'obiettivo è quello di bloccare la preoccupante risalita della curva epidemiologica da Covid-19. Sarà quindi di nuovo obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto, soprattutto per scongiurare i contatti all'uscita dalle scuole e fuori dai locali pubblici dove le persone tendono a non mantenere la distanza di 1 metro. Rimarrà valido anche il divieto di assembramento e verrà imposto il numero massimo di 200 partecipanti alle feste private. Un altro provvedimento previsto dal nuovo decreto è la limitazione dell'orario di apertura per bar e ristoranti, misura ancora in fase di valutazione ma che è già stata attuata in Campania con l'ordinanza del governatore De Luca. Inoltre saranno intensificati i controlli sulle strade con possibile impiego dell'esercito per garantire il rispetto delle misure anti-Covid. Infatti sono previste multe da 400 a 3.000 euro per chi violerà le norme. Il DPCM, che sarà firmato mercoledì dal Presidente del Consiglio, sta causando non poche polemiche tra i governatori delle regioni, che ritengono necessaria la possibilità di decidere in base alle necessità dei territori. Al contrario, come durante i mesi del lockdown, i presidenti regionali non potranno allentare le misure di sicurezza, ma potranno solo imporre regole più restrittive. È stato anche riattivato il Comitato Operativo della Protezione Civile, che si è incontrato oggi per fare il punto sulla situazione degli ospedali, non evidenziando per il momento particolari criticità. Tuttavia la preoccupazione è alta e si teme che l'attuale aumento dei contagi possa gravare sulle strutture sanitarie.
Anche per questo motivo, il ministro della Salute Speranza annuncerà ufficialmente domani la proroga dello stato di emergenza, fino al 31 gennaio 2021. Restiamo in tema, andiamo in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti, a voi la linea. Sì, con Matteo Cappelletto, sindaco di Sanstino di Livenza, in arrivo, come abbiamo sentito anche nel servizio, misure più stringenti. Che autunno vi aspettate anche come primi cittadini? Sì, buonasera. Ma sicuramente ci sono alcuni dati che in questo momento stanno facendo alzare un po' l'attenzione. Io credo che sia importante che non si sottovaluti nulla, perché abbiamo visto insomma che le conseguenze possono essere particolarmente pesanti. Credo che le misure di cui si sente parlare, insomma, le anticipazioni che arrivano vadano in questo senso, insomma, riportare un po' l'attenzione su una serie di comportamenti, perché poi li vediamo quotidianamente anche noi, insomma, nelle singole realtà dove magari c'è l'attenzione nei luoghi chiusi, c'è l'attenzione nel mondo scolastico, c'è l'attenzione in tanti luoghi della collettività, magari poi c'è meno attenzione o nei luoghi privati, ed è un dato secondo me importante da far passare, che la maggior parte dei contagi che si diffondono oggi avvengono in famiglia, quindi sono contatti tendenzialmente intrafamiliari, quindi non tanto negli spazi esterni dove probabilmente le persone stanno più attente, ma poi in famiglia sentono magari più la tranquillità di determinati comportamenti, e questo a volte sta creando dei problemi. E quindi probabilmente fuori dai locali, fuori dalle attività pubbliche, dove magari si creano naturalmente degli assembramenti, non so, potrei pensare ai mercati settimanali o questi luoghi dove poi le persone socializzano, ecco, probabilmente alcune misure cercheranno di far sì che in quei momenti ci sia un'attenzione magari nel portare la mascherina. Già molti lo fanno, e va detto che insomma molti cittadini lo fanno, ma magari che diventi una norma per tutti, così come altre limitazioni. Ecco, io credo che l'importante in questa fase dove si sta uscendo, e questo è un po' un appello alle altre istituzioni, è che i messaggi che arrivano siano precisi, siano chiari e siano motivati, nel senso che si faccia percepire alle persone le motivazioni che stanno dietro a determinate scelte, se no vengono viste come imposizioni e poi scattano meccanismi per cui è anche più difficile condividerle all'interno della comunità. Chiaro. Se invece le motivazioni sono chiare e semplici, arrivano a tutti, poi è anche più facile. Anche perché poi le proteste arrivano sempre al sindaco. Sì, comunque è sempre colpa del sindaco, questo è un dato innegabile riguardo a qualsiasi questione, però significa che il sindaco comunque è un punto di riferimento della comunità e quindi fa parte del ruolo, ed è giusto che siamo messi tutti nelle condizioni di poter dire questa forma di intervento, questa normativa, questo intervento nasce da queste motivazioni, quindi poi il cittadino, chiaro, anche quello che vuole capire, o che magari è un po' scettico, riesce più facilmente a rendersene conto, non lo vede come, ma è perché è scritto in un decreto, è scritto in una, chiaro, legge, è fatto perché serve. Poi insomma, mascherine per tutta la giornata, ma la chiusura anticipata dei locali è vista insomma dai più, anche dai più commentatori, come diciamo così una penalizzazione anche a livello economico per alcune categorie. Lei cosa ne pensa? Sì, beh, sicuramente quando si decidono delle norme che limitano gli orari o la possibilità di movimento, inevitabilmente sono fasce e categorie di attività di professioni o di locali e esercizi pubblici che sono diversi. Alcuni ovviamente, magari quelli che lavorano in particolar modo nell'orario serale, ovviamente ne risentono più, magari di altre attività che magari alle 20 o alle 21 naturalmente chiudono. E ovviamente anche qua è proprio per questo che dicevo, è importante capirne le motivazioni. Io credo che tutte queste indicazioni che si stanno leggendo nascano da un principio, che è quello che sono dei momenti tra virgolette in cui tutti ci sentiamo un po' più legittimati, no? Nel farsi proprie le leggi, no? Le regole, quindi magari alla sera tardi si è più tranquilli, in famiglia si è meno attenti, e quindi lì magari si rischia che il momento, magari uno è attentissimo durante tutta la giornata, quando va a scuola, quando svolge le attività quotidiane del lavoro, quant'altro, poi magari nel momento di libertà, che sia in casa o che sia fuori, magari rischia di andare un po' più in là di quello che è previsto. E quindi credo che queste indicazioni nascano da questa necessità, magari in maniera temporanea per qualche settimana, in modo tale che poi si possa superare questi piccoli segnali insomma di nuova diffusione, ecco, diciamo così. Senta, in chiusura, ha visto che ha un collega sindaco nuovo a Porto Cruaro? Sì, ovviamente gli auguri insomma al nuovo sindaco e alla sua amministrazione, insomma il consiglio comunale è eletto, perché di buon lavoro, ovviamente. Adesso in queste settimane avremo modo di conoscerci, insomma sono tutta una serie di scadenze importanti, certo, anche nel territorio, quindi credo sia utile insomma che giustamente stasera festeggi chi ha vinto, no, ma da domani poi giustamente certo, si deve lavorare per il territorio tutti. Grazie, grazie. Matteo Cappelletto, grazie a linea a Pordenone. Schianto tra SUV e Apecara a Conegliano, grave un 17enne.
Sono gravi le condizioni di un 17enne rimasto ferito in un incidente accaduto questa mattina a Conegliano, lungo via Menarè, al confine con Colle Umberto. Il sinistro è accaduto attorno alle 7.40. Il giovane di Follina era alla guida di un Apecar mezzo che improvvisamente avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia, andando a impattare contro una Nissan Qashqai. Il 17enne è stato soccorso dal SUEM 118, che prontamente ne ha disposto il trasferimento all'ospedale di Conegliano. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, illeso invece il conducente del SUV. Sul posto anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area incidentata, che a quell'ora del mattino ha subito grosse ripercussioni in termini viabilistici. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia locale. Andiamo a Udine, allora dovremmo avere l'ospite in compagnia del collega Aiello e la sindaca del comune di Campoformito. Grazie direttore, con noi in studio Erika Furlani, sindaco di Campoformito, benvenuta. Buonasera, grazie a voi. Nelle scorse settimane si è verificato un grave disservizio nel vostro comune, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico, quindi le chiederei innanzitutto com'è la situazione, quali sono gli ultimi aggiornamenti e come avete provato a ovviare a questo grosso deficit che avete avuto soprattutto in concomitanza dell'inizio del periodo scolastico. Allora, noi abbiamo fin da prima che iniziasse la scuola fatto una delibera di giunta dove dicevamo che il servizio di trasporto scolastico veniva differito come inizio al primo di ottobre, e dentro il primo di ottobre ci siamo imposti di far partire il servizio di trasporto, che al momento è stato affidato non alla ditta che ha vinto la gara d'appalto della CUC regionale, centrale unica di committenza, ma a una ditta locale. Il servizio al momento è stato affidato per 15 giorni, prorogabili di altri 15, in maniera tale appunto da poter venire incontro alle famiglie ai disservizi creati dalla ditta Tundo che ha vinto l'appalto. Nel frattempo, venerdì scorso, siamo andati in regione, abbiamo incontrato la ditta Tundo, che ha garantito che tra oggi e domani avrebbe inviato tutta la documentazione mancante per far partire il servizio, perché sostanzialmente quello che a noi manca sono tutti i documenti, cioè noi i mezzi li abbiamo, ma mancano tutti i documenti inerenti i mezzi di trasporto e anche gli autisti. E la ditta si è appunto ha garantito che tra oggi e domani avrebbe mandato tutta la documentazione e ha garantito che il servizio sarebbe partito col 20 di ottobre, quindi il giorno dopo che a noi scadono i primi 15 giorni di appalto a questa ditta, così, come posso dire, alternativa. Io spero che si risolva tutto per il meglio, perché sinceramente mi metto nei panni delle famiglie e è un disservizio molto grave, soprattutto per quelli che vengono dalle frazioni più lontane e che si recano nelle scuole medie, per i ragazzi delle scuole medie, perché sappiamo benissimo che i ragazzi delle scuole medie sono un pochino più autonomi e quindi tranquillamente vengono lasciati andare coi mezzi pubblici, no? Il fatto che manchino è veramente un grande disservizio. Che creerà sicuramente anche disagio vista tutta la situazione che c'è a livello globale, quindi della pandemia, quindi questi autobus che erano pronti e mancavano le documentazioni, quindi voi confidate nel fatto che entro il 20 ottobre queste documentazioni arrivino e si possa finalmente partire con la società che ha vinto il bando. In realtà i documenti dovrebbero arrivare veramente tra oggi e domani, perché i comuni hanno 15 giorni di tempo per verificare la documentazione che ricevono. Quindi non saremo fiscali, se invece di arrivare tra oggi e domani arrivano giovedì, li verificheremo comunque. Però l'importante è che arrivino in maniera tale da fare l'affidamento a questa ditta che ha vinto l'appalto. Venerdì scorso, vi ho detto, sono stata in regione e l'assessore Callari è stato veramente molto duro e ha preso una posizione molto forte con questa ditta che ha vinto questi appalti, dicendo che la regione ha inviato delle diffide e che entro 20 giorni dalla data in cui sono arrivate le diffide la ditta deve assolutamente ottemperare a tutti i provvedimenti, pertanto non a inviare i documenti, ma proprio a far partire il servizio. Quindi la regione in questo è stata categorica.
Tra l'altro pare che ci siano anche dei problemi per quanto riguarda l'assunzione di quelle che noi così in gergo chiamiamo accompagnatrici, cioè le ragazze che salgono sul pulmino e indicano ai ragazzini tutte le procedure da seguire per salire in sicurezza sui mezzi e per viaggiare in sicurezza, che noi abbiamo adesso dovuto aggiungere anche all'appalto del, come vi ho detto, questo appalto alternativo, in maniera tale da creare proprio questo ambiente sicuro all'interno dello scuolabus, ecco, chiamiamolo così in gergo. E pare che la ditta Tundo non abbia ottemperato neanche a questi provvedimenti, quindi insomma io veramente spero che si risolva in breve, nel tempo più breve possibile, però le carenze sono veramente tante. Allora, noi sicuramente seguiremo tutti gli aggiornamenti che riguardano questo caso, quindi noi ringraziamo intanto Erika Furlani, il sindaco di Campoformido, per il suo intervento. Grazie. E torno alla linea allora a Pordenone. E intanto un ex carabiniere denuncia una pattuglia di Portogruaro dopo un'operazione antidroga. Il fatto ci viene raccontato dal collega Luigi Gandhi. Che cosa è successo? Che dei ragazzi sono stati controllati a una sagra paesana dai carabinieri della compagnia di Portogruaro. I carabinieri avrebbero rinvenuto nella possibilità di uno di questi di 0,4 grammi di presunta sostanza stupefacente del tipo marijuana. Per tale detenzione i ragazzi sono stati perquisiti e segnalati alla prefettura come detentori di sostanze stupefacenti in violazione all'articolo 75. Lei è un ex carabiniere in quiescenza che ha operato anche nel reparto antidroga? Certo, ho lavorato per tanti anni e non per i 0,4 grammi, ma per qualcosa che veramente poteva fare male alla società come quantitativi. Perché vuole segnalare all'opinione pubblica quanto è successo? Perché il comportamento dei militari che hanno operato è stato ingiusto, illegittimo e non trasparente. Ha segnalato agli organi competenti tutto, le eventuali notizie di reato che lei ravvisa? È tutto in possesso della Procura di Pordenone. Da quanto tempo? Da circa un anno. Lei cosa chiede sostanzialmente con questo servizio? Beh, io chiederei che le forze dell'ordine si adoperano secondo le disposizioni dei decreti e di quello che la legge prevede, la trasparenza, la lealtà e il comportamento giusto e operativo di quando viene fatto un sequestro di sostanza o di presunta sostanza stupefacente. Dove ravvisa, secondo lei, in quali fatti ravvisa un comportamento non corretto da parte delle forze dell'ordine? Principalmente non è stato effettuato il narcotest alla presenza dell'interessato. Dunque, il narcotest è stato effettuato 4-5 ore dopo in caserma senza l'interessato. Premesso che quella sostanza non è stata trovata in possesso dell'interessato, ma è stata dichiarata la disponibilità dalle forze dell'ordine. Dunque non è stato nulla notificato e fatto sottoscrivere all'interessato che quella sostanza esaminata la mattina dopo del fatto era sostanza stupefacente, notifica che va fatta immediatamente. Il primo sequestro è stato fatto dai carabinieri o da persone terze? Per quanto è in mano alla procura, da persone terze. Lei lo ha segnalato? Certo, è segnalato. È legittimo secondo lei che delle persone non carabinieri possano fare un sequestro? Assolutamente no. I carabinieri possono, le forze dell'ordine possono, il civile si può adoperare per reati perseguibili d'ufficio, il cittadino può anche fare un arresto, però deve essere in flagranza di reato e per un reato che la legge lo prevede. In questo caso non era un reato? Assolutamente no, perché se io trovo su un tavolino due infiorescenze di presunta sostanza stupefacente, io civile, chiamo i carabinieri, anzi le metto in tasca e chiamo i carabinieri che arrivano dopo un quarto d'ora e gli dico queste le ho trovate sul tavolo e il ragazzo giustamente ha detto sì è mia perché l'ho ricevuta alla sagra da uno che non conosco ma mi ha detto che è di libera vendita, io non sono, anche perché la sostanza è stata trovata sul tavolino dalle persone terze, non nella disponibilità dell'interessato. E vedrete poi ovviamente anche i contenuti nell'approfondimento, il fatto di Luigi Gandhi che andrà in onda, Davide,
giovedì a partire dalle 21. Questa era la prima parte. Saluto e ringrazio il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ben ritrovato. Grazie a voi. Prima di parlare di militari, confini, presidiati, Covid e altro, ha sentito le dichiarazioni di questo ex appuntato dei carabinieri in materia di stupefacenti? So che è stato particolarmente attento al servizio e l'ho visto un po' perplesso rispetto a certi passaggi. Perché? Ha una domanda di riserva stasera, direttore. No, perché io non posso rispondere a questa domanda. Io non riesco a capire innanzitutto cosa voleva con questo servizio quel ex carabiniere. Non riesco ho cercato di stare attento, ma alla fine non ho capito cosa voleva dire. C'erano tutti i presupposti, l'ha detto lui stesso, era una sostanza stupefacente, sono stati trovati i ragazzi, sono stati accompagnati in caserma, hanno fatto gli atti. A differenza di quello che dice quell'ex carabiniere, perché non lo chiamo collega, non lo chiamo ex collega, sa che io chiamo tutti quanti ex colleghi, colleghi, questo non lo chiamo collega, neanche ex collega. Ma come mai? Perché? Cioè, ha messo in dubbio l'operato dei suoi ex collaboratori, colleghi, ha messo in dubbio un operato del genere quando se è andato in pensione, se è andato via prima, non lo so, ma dall'età non mi pareva un ragazzino, ha indossato la divisa per 50 anni, 40 anni. Cioè, proprio non riesco a capire. Pensavo fosse, poi mi sono messo a leggere ex carabiniere, pensavo fosse la difesa di l'avvocato di difesa. Cioè, non riesco a capire, cioè, cosa hanno fatto di illegale quei carabinieri, quei miei colleghi. Cioè, vorrei sapere cosa hanno fatto di illegale. Beh, fatto perché una, quello che ha raccontato lui è tutto legale. Ma c'è un esposto in procura. Sì, 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 ma guardi, ho idea di come andrà a finire questo esposto in procura. Ho già le idee chiare di come andrà a finire questo esposto. Mi meraviglio, comunque mi meraviglio di andare contro l'operato, anche perché non mi pare siano stati picchiati, non mi pare siano stati presi a schiaffi, cioè che non ci sia stata una violenza fisica. Hanno fatto il loro dovere, al di che ne dica lui, entro le 48 ore dovevano dare il responso e non immediatamente. È stata fatta l'analisi al narcotest, quindi è stata riconosciuta sostanza stupefacente, l'ha detto lui. Cioè, io non riesco, cioè, non ho capito niente del servizio. No, magari poi giovedì sera se sentiremo lo rivede, e me lo rivedo perché devo capire, però certo. Quando ho letto ex, ho detto non è possibile. Certo. Cambiamo argomento. Meglio. Perché poi ovviamente la giustizia fa il suo corso e Raffaele Padrone giovedì sera alle 21 si rivedrà l'intero servizio, certo. Magari capirà anche esatto. Un po' di più di quanto questo ex appuntato dei carabinieri ha voluto segnalare con un esposto in procura. Militari non a presidio dei confini, ma questa volta a presidio delle piazze, delle città, per far rispettare le misure Covid. In effetti stasera, arrivando qui in sede, ho trovato traffico, ho detto vuoi vedere che già ci sono i carri armati che rallentano il traffico, poi invece mi sono ricordato che c'era i lavori in città e quindi la Pontebana è diventata una tragedia a qualsiasi ora della giornata. Guardi, io spero che non ci sia, anzi lei prima ha dato notizia di ANSA che non ci sarà questa chiusura anticipata dei locali come ecco, giornalisticamente. La nuova notizia è non ci saranno coprifuoco, possibili chiusure selettive. Quindi mi poi, auspico che siccome era una notizia giornalistica di questi giorni anche il discorso dei militari, non credo, insomma, siamo arrivati ai regimi sovietici e quindi non credo che si utilizzi un sistema del genere, me lo auguro perché la città militarizzata, se vi ricordate quando il sindaco di Pordenone aveva messo i militari unitamente alle ronde, visto che parliamo di sicurezza, c'era già stato qualcuno che giustamente diceva non vogliamo la città militarizzata, figuriamoci se vediamo i militari liberi che di attuare questo servizio di controllo, io credo che sia un po' eccessivo. Devo dire invece che il signor capo della polizia, il prefetto Gabrielli, ha mandato sabato pomeriggio con un'urgenza una circolare
direttore in cui dà disposizioni di effettuare mirati controlli e di ai locali, chiaramente, alle movide, questo sì, quindi ci saranno dei controlli ulteriori che abbiamo già messo immediatamente in atto già sabato sera, ma ci saranno dei controlli giornalmente a qualsiasi ora del giorno e della notte, ci saranno controlli più specifici, mirati ancora, come avevamo lasciato circa nel periodo estivo, quando c'era un po' questa storia della movida a Pordenone e di tutte le altre città. Quindi c'è stato un rinfrescare alle questure l'urgenza di effettuare questi controlli mirati ai locali. Certo. Senta, e invece il pattugliamento ai confini rimane un po' un tabù? Rimane un tabù, come avete visto. Se vi ricordate, l'arrivo di militari. Sì, sì, ma si ricorda quando parlavamo dei 100 militari, quando la Morgese ci aveva proposto e detto che sarebbero arrivati in aiuto dei poliziotti anche 100 militari. Mi pare che siano arrivati 20 o 30. E io cosa vi avevo detto? Che non sarebbe arrivato nessuno, non sono arrivati gli agenti, non sono arrivati nemmeno gli aiuti da parte dell'esercito italiano, i quali insomma credo che debbano fare altro che andare a cacciare questi signori che attraversano dai paesi balcani per arrivare a Pordenone. Una cosa è veramente attenzionabile, cioè ogni giorno arrivano 50-70 persone. Questo è un lavoro che ultimamente le questure della nostra regione stanno sopportando in maniera drastica. Perché? Perché c'è un problema di personale. Ricordo che stanno arrivando, sì, 8 agenti, a dicembre arriveranno 8 agenti a Pordenone, fanno parte sempre di questo programma triennale, sono gli ultimi che dovrebbero darci dal ministero, però è vero anche che quest'anno se ne vanno 15 solo da Pordenone. Certo. Ogni anno sono oltre 2000 che mensilmente nella Polizia di Stato se ne vanno per raggiunti limiti d'età. E attenzione che da qua al 2023 saremo con 40.000 unità in meno, quindi credo che ancora una volta, lo ripeto, il governo dovrebbe tirarsi sulle maniche e pensare anche alla sicurezza, visto che è così interessato. Certo. Alla sicurezza sanitaria, dovrebbe anche interessarsi della sicurezza partecipata, che è quella. Certo. Oltre che quella delle nostre strade, anche quella dei confini, insomma non c'è solo il mare, ecco. Grazie dottore, ci vediamo nei prossimi appuntamenti. Grazie, salutiamo padrone. Anche quelli con la copertina che ci stanno guardando. Con la copertina? Cioè? Eh sì, ormai fa freddo, con la copertina. Ah vabbè, copertina, caminetto, è arrivato, stufe, è arrivato il freddo. Vabbè dai, chi più ci guardano dalle altre televisioni, vogliono ci guarda la gente con la copertina. Certo, vabbè, che ci mancherebbe, dai. Avanti Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Intanto a Fiumicello i carabinieri di Villa Vicentina sanzionano un'osteria per la violazione delle norme di prevenzione. Si tratta della seconda volta per il suddetto locale. Nelle prime ore della giornata di ieri, domenica 4 ottobre, i carabinieri della stazione di Villa Vicentina hanno sanzionato l'osteria numero 1 a San Valentino di Fiumicello, chiudendo il locale per 5 giorni. A seguito di un controllo effettuato dai militari dell'arma su alcune segnalazioni dei cittadini, è stato verificato come il locale non abbia rispettato le norme di prevenzione riguardanti gli esercizi pubblici. Giunti sul posto, i carabinieri hanno dovuto allontanare diverse persone, secondo i loro calcoli quasi un centinaio. Si tratta della seconda volta che questa osteria viene chiusa dalle autorità, dopo che nel mese di giugno era stata chiusa infatti per 2 giorni. Or dunque, andiamo con Cristiano Pizzo, coordinatore della CISL per il Friuli Occidentale. Dottore, ben ritrovato, grazie per essere nuovamente. Buonasera. Nei nostri studi. Allora, l'argomento di oggi è la proroga della mobilitazione contro il governo. Mi sembra un tema d'attualità, anche perché effettivamente il governo ha la presa con tanti problemi. Ho torto collo, giustamente il lavoro c'entra, e come soprattutto la tutela e la salvaguardia dei lavoratori. Mobilitazione che continua, ma perché a questo punto?
Sì, direttore, ha ragione a dire che il governo è impegnato su molti fronti, per carità, noi questo lo riconosciamo e sicuramente anche la gestione di queste difficili ore rispetto alla pandemia sicuramente impegnano il governo. Però noi abbiamo un impegno importantissimo come paese nei confronti dell'Europa perché, seppur in diversi momenti, ci verranno consegnati 209 miliardi di euro attraverso quello che viene chiamato da tutti il Recovery Fund e che ormai è, insomma, termine conosciuto. Ebbene, abbiamo la necessità di scrivere come impegnare quei soldi. Ora, a parte delle linee guida sul tema, nello specifico chiediamo come organizzazioni sindacali di essere coinvolti dal governo in alcune decisioni, soprattutto, non pretendiamo in tutto, ma in alcune decisioni sicuramente sì. In questo momento il governo non sta raccogliendo la nostra richiesta, ci sta sostanzialmente snobbando e questo per noi è inaccettabile. Lo dico anche alla luce del fatto che il tempo passa e ormai diversi paesi in Europa hanno presentato invece questo piano. Io non vorrei che il governo si distraesse da quello che è un impegno e soprattutto un obiettivo che il governo non può permettersi di mancare, perché una volta tanto sono d'accordo con il presidente di Confindustria Bonomi che gli ha già risposto: guardi presidente, che se sbaglia quell'obiettivo lì non va a casa solo lei, andiamo a casa tutti, perché a quel punto è il paese che ha perso una grande occasione di rilancio. È una situazione abbastanza complessa e complicata, ma giustamente adesso il tempo sta stringendo, caro dottor Pizzo. Ecco, l'ipotesi di reintrodurre, non è un'ipotesi, è una certezza, la possibilità di licenziare il dipendente, bloccata ovviamente fino a questo momento per le questioni Covid, metterà in ambasce centinaia, per non dire migliaia di famiglie. Ecco, teme un altro effetto negativo sul nostro PIL, sulla nostra produttività, che già ha toccato i minimi storici? Intanto il nostro PIL sicuramente è negativo, un negativo importante, se non ricordo male siamo a previsione in meno 11. È una situazione però, anche qui va detto, decisamente migliore, cioè una risposta del sistema paese migliore che in altri importanti paesi nostri competitors. Cito la Germania, cito la Francia, non parliamo dell'Inghilterra dove siamo quasi a più del doppio di quello che è il risultato negativo nostro. Ma al di là di questi paragoni che reggono finché reggono, quello che ci deve far preoccupare, sì, ok, i licenziamenti e il blocco di licenziamenti quando sarà tolto, ma al momento il blocco di licenziamenti c'è e questa fase va utilizzata dal governo per costruire un sistema che permetta, nel momento in cui sarà tolto il blocco, di non avere una, uso un termine un po' forte, una carneficina di posti di lavoro. Cioè va creato quel sistema che permette di rimettere in moto meccanismi economici e quindi anche il mercato del lavoro e quindi far fronte anche al fatto che si toglierà il blocco dei licenziamenti. Qui nessuno pretende che resti il blocco dei licenziamenti vita natural durante, ma bisogna creare quel sistema di tutele per i lavoratori che al momento, in questa fase, ancora non c'è. Anche per questo, magari molto umilmente, ma il sindacato, la CISL, avrebbe voglia di dire la sua. Se ci facessero la cortesia di incontrarci, non tanto sottoscritto, ma insomma il mio segretario nazionale Anna Maria Furlan, io credo che qualche consiglio lo potremmo sicuramente dare. Peraltro abbiamo anche scritto, è tutto nero su bianco, quindi non è che ci inventiamo le cose. Dottore, grazie. Cristiano Pizzo, coordinatore della CISL per il Friuli Occidentale, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Buonasera, sperando ovviamente tutti che il governo non continui a snobbarvi, perché sarebbe veramente un grosso peccato non arrivare ad un'intesa tra le parti. Insomma, la speranza, come sempre, è l'ultima a morire, si dice. Speriamo di dare qualche notizia positiva. E allora, ci sono ancora sporcaccioni ed incivili a Pordenone. Io vi mostro delle foto che ci sono state inviate e ci arrivano da via Ungaresca. Ci scrive questo telespettatore: abito nella zona e questi sono i contenitori delle immondizie.
più volte la strada è stata attenzionata. Una cosa indecente, abbandonate per terra da persone incivili e maleducate che pensano di essere furbe e invece sono ignoranti, andrebbero sanzionate pesantemente. Ti chiedo se puoi parlarne e ovviamente dare notizia a Telepordenone, siamo qua per questo, ci mancherebbe. Il comune dovrebbe installare una videocamera per riprendere queste persone incivili. Ti ringrazio, a presto. Io ovviamente ringrazio il telespettatore, però è da anni, mesi, giorni, vabbè, stiamo sui mesi per non andare, che denunciamo questa situazione in via Ungaresca. Tra altre cose siamo a 100 metri dalla sede del comando provinciale della Guardia di Finanza. Allora io dico, ma qualcuno, non parlo dei finanzieri, ma qualcuno che abita in quella zona ed è una zona residenziale particolarmente popolosa, ma non si accorge che di notte come fanno a portare una cucina economica? Vieni indietro Maurizio con l'altra foto per cortesia, mettimi, eccoli, una persona da sola in macchina o con la carriola non può portarla, devono arrivare con un furgone, devono essere almeno in due, devono scaricarla. Ma viva Dio, ma nessuno si è accorto in questi mesi, per non dire anni, che di notte qualcuno arriva, si ferma e scarica quintali di porcherie che andrebbero conferite invece altrove? Punto di domanda. E poi ho parlato con l'assessore Boltin, dice non possiamo rendere videosorvegliato tutto il territorio comunale. Però è vero anche, cara assessora Boltin, che una soluzione bisogna trovarla, anche perché lì poi a pagare sono i cittadini, non è l'incivile che magari arriva da un altro comune e scarica, sono i cittadini di Pordenone che poi ovviamente devono mettere mano al portafoglio, alla borsetta o alla pochette, come ovviamente uno desidera, dove tiene i soldini, e pagare salassi su salassi, perché quelle cose lì poi bisogna chiamare il dipendente di IGEA, viene, preleva, conferimento, si perdono i contributi e ovviamente poi arrivano i salassi in bolletta. Via Ungaresca, io chiedo veramente, se non interviene qualcuno, metteremo noi una telecamera, no? Metterà teleporterà una telecamera lì e faremo noi il monitoraggio. Ovviamente la mia è una battuta, ma qualcuno per piacere intervenga. Andiamo in Veneto, ospite di Alessio Conforti. Andiamo a parlare di politica con Andrea De Carlo, che alle recenti regionali ha corso per la lista civica per il Veneto, che sosteneva Daniela Sbrollini, candidata a presidente. Non è andata bene Andrea De Carlo, quale riflessione si sente di fare? No, chiaramente noi sapevamo che il risultato sarebbe stato difficile ottenere, soprattutto l'eventuale ingresso di consiglieri regionali, di nuovi consiglieri della nostra lista. E, oltretutto poi, da questo punto di vista lo sapevamo, chiaramente il risultato poi è stato più deludente, molto deludente, ecco, su questo non è fuori discussione. L'unica consolazione, almeno per quanto mi riguarda, è che tra i vari candidati, ecco, sono quello che ha ottenuto probabilmente il risultato più alto nel proprio comune. Ad Annone Veneto. Una consolazione magari magra, però insomma... Chi lo sa, magari domani si candiderà. Ho ottenuto il 6,6% a fronte della lista che nel suo totale a livello regionale è il 0,6%, insomma. Detto ciò, comunque l'esperienza è stata più che positiva da parte mia, la ritengo positiva, tenendo anche conto che però io ero stato contattato ancora quest'inverno per un'eventuale candidatura, poi come è stata, in quota Veneto Civico, che però è propedeutica perché sta nascendo un nuovo movimento, questo a livello nazionale, un movimento che intende andare a colmare quel vuoto che riteniamo sia attualmente nello scenario politico, vuoto, un movimento moderato, che si rifà anche alle forze socialdemocratiche, ma anche liberali, insomma, che quindi nel corso degli ultimi Forza anni... Forza Italia, diciamo. Non faccio per il momento, non sono autorizzato a far nomi. No, ma io lo faccio per capire... Sì, però è chiaro che, ripeto, è un movimento moderato e questo dovrebbe partire a livello nazionale, proprio anche in considerazione della prossima tornata amministrativa, che sarà molto importante. Parlo delle comunali, in questo caso Roma, Milano e Torino del prossimo anno, per cui sarà il prossimo anno.
movimento sarebbe dovuto partire prima, purtroppo poi con la questione del Covid si è bloccato un po' tutto e c'era addirittura poi il dubbio se partecipare o meno con questa lista alle regionali. Poi c'è stata pressione perché si facesse lo stesso l'abbinamento assieme ad altri soggetti politici che erano il Partito Socialista e il Partito Repubblicano assieme a Italia Viva. No, l'abbinamento è stato fatto poi nella lista che appoggiava Daniela Sbrollini. Ripeto, però il tutto è propedeutico per questo futuro movimento. Quindi questo futuro movimento poi accaduta dopo Roma, Milano, Torino che citava, arriverà anche in Veneto orientale? Sì, beh no, ripeto, a livello nazionale, il movimento sta partendo a livello nazionale, per cui si sta mettendo giù una rete, ecco, questo è il... Secondo lei in Veneto orientale, nel nostro territorio, ci possono essere anche delle figure importanti, in quel senso che potrebbero aderire, che magari non hanno una casacca politica? Ma ripeto, nel corso degli ultimi anni vi è stata proprio, è andata sempre più ad accentuarsi la mancanza di un movimento moderato, ma questo a livello nazionale, non solo nel Veneto, cioè certo. A livello nazionale, perché da una parte abbiamo la Lega Nord, dall'altra parte abbiamo la sinistra che vediamo fa panchessa fatica, probabilmente tutti devono fare le proprie riflessioni, ma la stessa Lega Nord vediamo che il risultato in Veneto non l'ha ottenuto, l'ha ottenuto Zaia. Certo. Il 48, cosa ha fatto Zaia? Mi pare il 48-46%, non sono tutti elettori leghisti. Questo dimostra appunto che manca sì, 76 complessivo, ma la sua lista ha fatto il 46, tanto che addirittura, se ricordate, vi è stata pressione prima delle candidature, proprio anche di mettere gli uomini forti della lista Zaia, mettere in lista Lega Nord proprio per... Bene. Ci torneremo, ci tengo anche aggiornati su questo, insomma, nuovo movimento che sta arrivando. Certo. Grazie a voi. Carlo, linea Pordenone. Saluto e ringrazio la dottoressa Chiara Daggiau, consigliera regionale in Friuli Venezia Giulia per il Partito Democratico, ben ritrovata. Grazie a voi dell'ospitalità. Allora, questa volta parliamo di Porcia, che è la sua terra, il suo comune, lei è anche consigliera comunale. Progetto di nuovo auditorium a Porcia a Villa Correre Dolfin, la nuova proposta del sindaco Marco Sartini, come vede questa iniziativa? Beh, il nostro giudizio è negativo come opposizione rispetto a questo progetto, perché è lo stravolgimento del progetto che c'era già e che era un'idea nata dal mettere insieme le esigenze di tutte le associazioni e dei cittadini che vivono la villa, che fanno la manutenzione della villa, che organizzano iniziative nel parco della villa e che hanno bisogno di spazi per cose diverse. È evidente che ciascuno, quando gli si chiede che cosa vuoi che facciamo dentro questo vecchio edificio, stiamo parlando del vecchio, quella che era l'ex stalla nel brolo della villa, che è un edificio in realtà che non ha più nulla di storico perché è un rifacimento della metà del secolo scorso, per cui nel progetto generale di recupero di tutto il complesso della villa e del parco annesso alla villa si era cercato di trovare la soluzione che potesse mettere insieme le esigenze di tutti e garantire la vitalità all'interno del parco, per cui tutti quanti avrebbero potuto trovare spazi utili a fare le loro attività. È della scorsa settimana questa diciamo presentazione che ha fatto il sindaco a mezzo stampa. È stato approvato un progetto di fattibilità per un auditorium musicale, quindi un'unica funzione. Il progetto è stato completamente cambiato, i costi sono lievitati. L'amministrazione Gaiarini, l'amministrazione precedente, aveva già trovato i fondi per fare una sala polifunzionale, un progetto molto più modesto,
testo, ma molto più alla portata, fattibile, completabile e di pronto utilizzo. Qui abbiamo un progetto che arriva a 4,6 milioni. Questi soldi in bilancio non ci sono, ne hanno solo 500, che sono i contributi che ha trovato la giunta precedente, e faranno solo un pezzo di questo progetto, solo uno scheletro vuoto, e poi per chissà quanti anni resteremo con questa cosa incompiuta in mezzo al parco della villa, e impediremo l'utilizzo opportuno di tutti quegli spazi. Ecco, allora come si fa ad avere un giudizio positivo su una cosa del genere? La villa è un bene pubblico, è una grande opportunità per Porcia, lo sappiamo che di questi tempi è molto importante anche per le amministrazioni pubbliche non solo preservare il patrimonio pubblico, ma farlo in maniera sostenibile, altrimenti si creano delle cattedrali nel deserto. In questo caso noi temiamo che, al di là che l'auditorium non ci sarà, lo vedremo fra chissà quanti anni, perché trovare 4 milioni oggi non è per niente facile, e avremo una struttura che lascerà all'asciutola Proloco, che lì dentro faceva tutte le sue attività, all'asciutto le associazioni teatrali di Porcia, che speravano lì di avere uno spazio dove poter fare le loro attività, il centro anziani, che è alla ricerca di uno spazio dove fare il ballo, che di solito era ospitato nelle scuole, adesso in questi tempi di coronavirus non si possono fare più queste attività commiste, per cui in realtà questo spazio, che doveva essere di tutti, è pensato solo per qualcuno e probabilmente non sarà più per nessuno. Noi crediamo che i beni pubblici dovrebbero essere gestiti e pensati in altro modo. Questa è la riflessione di Chiara D'Aggiao. Grazie dottoressa, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Salutiamo e ringraziamo la consigliera regionale in Friuli Venezia Giulia per il Partito Democratico. Grazie, buonasera. E con lei chiudiamo questa prima parte del telegiornale. A seguire le previsioni del tempo, un breve break pubblicitario e poi tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Rimanete con noi. Buona serata e ben ritrovati. Ancora condizioni di variabilità oggi sulla nostra regione, con dei rovesci sparsi dopo le piogge più abbondanti della notte, che hanno interessato soprattutto la zona orientale della regione. C'è ancora vento da sud-ovest, libeccio, che porta ancora instabilità, questo anche nella giornata di domani, quindi avremo variabilità con qualche pioggia così a carattere sparso durante il giorno, più probabile sempre sulle zone orientali e a ridosso delle prealpi. Domani sera però arriva un fronte atlantico che passerà nella serata e nella notte fra martedì e mercoledì mattina, ancora piogge più abbondanti sempre a est, qualche temporale e neve, oltre i 1700 metri circa sulle Alpi Giulie. Il tempo migliorerà finalmente mercoledì, nel corso della mattinata arriveranno correnti settentrionali più asciutte e più stabili, porteranno un miglioramento appunto già mercoledì durante il giorno, ma poi ci aspettano un paio di giorni almeno, quindi giovedì e venerdì, con tempo direi tranquillo, cielo in prevalenza poco nuvoloso, possibili poi delle foschie, qualche locale nebbia nelle ore notturne, e quindi condizioni di stabilità con temperature tutto sommato anche miti, perché resteremo sempre le massime a metà settimana intorno ai 20-22 gradi. Vedremo verso la fine della settimana, probabilmente c'è un altro cambiamento, ma avremo tempo come sempre di aggiornare le previsioni. Buona serata a tutti. A Tele Pordenone l'informazione arriva prima. Dal 7 settembre è partita sulla nostra emittente televisiva la rassegna stampa del Nord-Est. Notizie, approfondimenti, le prime pagine dei quotidiani. Tutto in diretta. Appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle 6.30 alle 7.30, con il giornalista Roberto Mattiussi, noto volto di Nord-Est 24. Seguici per essere sempre informato. Domenica 18 ottobre, Piancavallo. Arrivo quindicesima tappa del Giro d'Italia rivolto Piancavallo.
ad Aviano, aspettando il giro, venerdì 16 ottobre presso il Pala Play Cabaret con Carlo Frisi accompagnato dalla Bat Band. Sabato 17 ottobre invece teatro, prima le donne, con la compagnia Proscenium. Per info, Proloco Aviano. Rilassati, a guidare ci pensiamo noi. Ogni giorno ascoltiamo le imprese e facciamo emergere le loro esigenze. Li rappresentiamo, ci battiamo per loro e facciamo contare le loro proposte. Costruiamo insieme il futuro del terziario italiano per dare più valore ai progetti delle imprese. Confcommercio. Più ascolto, più voce, più visione. Aspetto martedì 6 ottobre alle 21.10 qui su Telepordenone con la prima puntata dell'inchiesta. Ben ritrovati dalla redazione di Udine Gorizia Trieste. Apriamo questa nuova edizione del telegiornale con le due nuove risorse cinofile per il soccorso alpino. Si è da poco concluso il 31esimo corso nazionale per unità cinofile da ricerca del soccorso alpino, a cui hanno preso parte anche due unità cinofile in formazione provenienti dal Friuli Venezia Giulia. I quattro zampe che hanno partecipato al corso sull'altipiano Veneto sono il cane da pastore australiano razza Kelpie di nome Gunn con la sua conduttrice Michela e il pastore border collie Avalon con la sua conduttrice Giada. Entrambe le conduttrici afferiscono alla stazione di Udine del soccorso alpino e con l'ottenimento il prossimo anno del brevetto operativo svolgeranno la loro attività di ricerca dei dispersi su tutto il territorio regionale. Dal 17 al 19 ottobre la nostra regione ospiterà un importante appuntamento dedicato alla ricerca dispersi in caso di catastrofe presso il campo di addestramento in macerie di Visco, gestito dall'Associazione Cani da Catastrofe. A Visco arriveranno da diverse regioni italiane, Puglia, Basilicata, Lazio, Umbria, Piemonte, Lombardia, Veneto, oltre che dal Friuli Venezia Giulia, 15 unità cinofile che nel corso dei 3 giorni di attività potranno giungere all'ottenimento della prima certificazione operativa del soccorso alpino e speleologico per quanto riguarda la ricerca in catastrofe. Le unità cinofile saranno impegnate anche in una simulazione itinerante con la collaborazione della Protezione Civile Regionale che impegnerà i cani e i conduttori su diversi siti appositamente selezionati. L'amministrazione comunale di Udine ha reso noto che al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia da Covid-19, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha emesso un'ordinanza nella quale ordina l'annullamento per l'anno 2020 della tradizionale fiera di Santa Caterina che si sarebbe dovuta svolgere da sabato 21 a mercoledì 25 novembre. Per fare un resoconto sulla situazione nelle scuole del territorio abbiamo intervistato il segretario provinciale del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola, Mauro Grisi. Sentiamo le sue parole nel servizio.
Abbiamo iniziato l'anno scolastico con grande difficoltà in tutta Italia, ovviamente anche nel Friuli Venezia Giulia, e in particolare nelle varie province si sono registrate situazioni di vera e propria emergenza per l'avvio dell'anno scolastico, dovuto alla mancanza di insegnanti in primo luogo, ma anche alla applicazione delle nuove norme di anticontagio, quindi in conseguenza dell'epidemia Covid-19. Per quanto riguarda gli organici in Friuli Venezia Giulia, circa un 20% è il personale della docenza che le scuole ricorrono per supplenza, e quindi ricorrono al nuovo modello organizzativo per reclutamento delle cosiddette graduatorie GPS, graduatorie provinciali per le supplenze, dalle quali poi derivano le graduatorie di istituto per le supplenze specifiche delle assenze dei titolari. Le GPS servono per fornire il personale su quelli che sono i posti ad inizio anno scolastico scoperti da titolarità, quindi disponibili annualmente 30 giugno o 31 agosto, e quindi è un ruolo importante che la cui mancanza segna la difficoltà di una scuola a poter operare mantenendo fin dall'inizio i tempi dell'offerta formativa, vedersi i tempi pieni o comunque i tempi normali. Ci sono ragazzi qua a Udine che a malapena adesso iniziano l'ordinario, ma fino adesso hanno avuto in molte scuole superiori degli orari molto ridotti, parliamo di 2 ore e mezza, 3 al giorno, quindi insomma c'è una contrazione dell'offerta, c'è una contrazione della didattica che naturalmente ci vede in difficoltà. Questo è dovuto principalmente a 2 fattori. Uno, alla non aver ascoltato i sindacati che chiedevano una stabilizzazione immediata, vista l'emergenza, di quello che è il cosiddetto popolo precario, e quindi evitare procedure concorsuali di difficile gestione in questo momento, e lo saranno, e parlo in principal modo principalmente del concorso riservato, e facendo in modo che questo personale potesse essere stabilizzato già dal 1 settembre di quest'anno, ovviando le scuole alle problematiche grosse che hanno di avvio. E poi l'introduzione di queste nuove graduatorie GPS che, essendo nuove, hanno comportato parecchie difficoltà, perché essendo una novità ha creato situazioni di dimenticanze, situazioni di errori più o meno volontari o di sistema informatico, quindi dei rallentamenti con un rallentamento di tutto l'apparato ministeriale, degli uffici territoriali, ufficio scolastico e uffici provinciali nell'eseguire le operazioni proprio di nomina. Parliamo di circa un 20%, come ho detto precedentemente, quindi se noi abbiamo una media del 20%, vuol dire che alcune scuole, specialmente periferiche, collinari e di montagna, hanno degli scoperti importanti intorno al 30, 35, 40% della docenza. Se le nomine vengono fatte con la prima decade di settembre, già è una difficoltà, perché comunque gli insegnanti non programmano all'inizio dell'anno, ma arrivano dopo, ma in questo caso stiamo parlando di nomine che si sono concluse o si stanno concludendo in questa prima settimana di ottobre, e soprattutto della scuola secondaria di primo e secondo grado e di tutto il personale di sostegno, le cui operazioni si sono concluse sabato. E stiamo quindi di fronte a una partenza molto difficile per mancanza di insegnanti. Poi c'è la gestione del Covid, che è un'altra questione. Per quanto riguarda gli insegnanti, il ministro, anche qua, non tenendo conto di molte difficoltà, 2 principali, uno dello spostamento di persone, candidati al concorso riservato, tra regioni, in presenza di un possibile... Buona serata e ben ritrovati. Ancora condizioni di variabilità oggi sulla nostra regione, con dei rovesci sparsi dopo le piogge più abbondanti della notte, che hanno interessato soprattutto la zona orientale della regione. C'è ancora vento da sud-ovest, libeccio, che porta ancora instabilità, questo anche nella giornata di domani, quindi avremo variabilità
con qualche pioggia così a carattere sparso durante il giorno, più probabile sempre sulle zone orientali e a ridosso delle prealpi. Domani sera però arriva un fronte atlantico che passerà nella serata e nella notte fra martedì e mercoledì mattina, ancora piogge più abbondanti sempre a est, qualche temporale e neve oltre i 1700 metri circa sulle Alpi Giulie. Il tempo migliorerà finalmente mercoledì, nel corso della mattinata arriveranno correnti settentrionali più asciutte e più stabili, porteranno un miglioramento appunto già mercoledì durante il giorno, ma poi ci aspettano un paio di giorni almeno, quindi giovedì e venerdì, con tempo direi tranquillo, cielo in prevalenza poco nuvoloso, possibili poi delle foschie, qualche locale nebbia nelle ore notturne, e quindi condizioni di stabilità con temperature tutto sommato anche miti, perché resteremo sempre le massime a metà settimana intorno ai 20-22 gradi. Vedremo verso la fine della settimana, probabilmente c'è un altro cambiamento, ma avremo tempo come sempre di aggiornare le previsioni. Buona serata a tutti. Ben ritrovati dalla redazione di Udine Gorizia Trieste. Apriamo questa nuova edizione del telegiornale con le due nuove risorse cinofile per il soccorso alpino. Si è da poco concluso il 31esimo corso nazionale per unità cinofile da ricerca del soccorso alpino, a cui hanno preso parte anche due unità cinofile in formazione provenienti dal Friuli Venezia Giulia. I quattro zampe che hanno partecipato al corso sull'altipiano veneto sono il cane da pastore australiano razza Kelpie di nome Gunn con la sua conduttrice Michela e il pastore border collie Avalon con la sua conduttrice Giada. Entrambe le conduttrici afferiscono alla stazione di Udine del soccorso alpino e con l'ottenimento il prossimo anno del brevetto operativo svolgeranno la loro attività di ricerca dei dispersi su tutto il territorio regionale. Dal 17 al 19 ottobre la nostra regione ospiterà un importante appuntamento dedicato alla ricerca dispersi in caso di catastrofe presso il campo di addestramento in macerie di Visco, gestito dall'Associazione Cani da Catastrofe. A Visco arriveranno da diverse regioni italiane, Puglia, Basilicata, Lazio, Umbria, Piemonte, Lombardia, Veneto, oltre che dal Friuli Venezia Giulia, 15 unità cinofile che nel corso dei 3 giorni di attività potranno giungere all'ottenimento della prima certificazione operativa del soccorso alpino e speleologico per quanto riguarda la ricerca in catastrofe. Le unità cinofile saranno impegnate anche in una simulazione itinerante con la collaborazione della Protezione Civile Regionale, che impegnerà i cani e i conduttori su diversi siti appositamente selezionati. L'amministrazione comunale di Udine ha reso noto che, al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia da Covid-19, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha emesso un'ordinanza nella quale ordina l'annullamento per l'anno 2020 della tradizionale fiera di Santa Caterina che si sarebbe dovuta svolgere da sabato 21 a mercoledì 25 novembre. Per fare un resoconto sulla situazione nelle scuole del territorio abbiamo intervistato il segretario provinciale del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola, Mauro Grisi. Sentiamo le sue parole nel servizio. Abbiamo iniziato un anno scolastico con grande difficoltà in tutta Italia, ovviamente anche nel Friuli Venezia Giulia, e in particolare nelle varie province si sono registrate situazioni di vera e propria emergenza per l'avvio dell'anno scolastico dovuto alla mancanza di insegnanti in primo luogo, ma anche all'applicazione delle nuove norme di anticontagio, quindi in conseguenza dell'epidemia Covid-19. Per quanto riguarda gli organici, in Friuli Venezia Giulia circa un 20% è il personale della docenza che le scuole ricorrono per supplenza e quindi ricorrono al nuovo modello organizzativo per reclutamento delle cosiddette graduatorie GPS, graduatorie provinciali per le supplenze, dalle quali poi derivano le graduatorie di istituto per le supplenze specifiche delle assenze di titolari. Le GPS servono per fornire il personale su quelli che sono i posti ad inizio anno scolastico scoperti da titolarità, quindi disponibili annualmente 30 giugno o 31 agosto, e quindi è un ruolo importante che la cui mancanza segna la difficoltà di una scuola a poter operare mantenendo fin dall'inizio i tempi dell'offerta formativa, vedersi i tempi pieni o comunque i tempi normali. Ci sono ragazzi qua a Udine che
a malapena adesso iniziano l'ordinario, ma fino adesso hanno avuto in molte scuole superiori degli orari molto ridotti, parliamo di 2 ore e mezza, 3 al giorno, quindi insomma c'è una contrazione dell'offerta, c'è una contrazione della didattica che naturalmente ci vede in difficoltà. Questo è dovuto principalmente a 2 fattori, uno alla non aver ascoltato i sindacati che chiedevano una stabilizzazione immediata, visto l'emergenza di quello che è il cosiddetto popolo precario, e quindi evitare procedure concorsuali di difficile gestione in questo momento, e lo saranno, e parlo in principal modo principalmente del concorso riservato, e facendo in modo che questo personale potesse essere stabilizzato già dal 1° settembre di quest'anno, ovviando alle scuole le problematiche grosse che hanno di avvio. E poi l'introduzione di queste nuove graduatorie GPS che, essendo nuove, hanno comportato parecchie difficoltà perché, essendo una novità, ha creato situazioni di dimenticanze, situazioni di errori più o meno volontari o di sistema informatico, quindi dei rallentamenti con una, come dire, rallentamento di tutto l'apparato ministeriale, degli uffici territoriali, ufficio scolastico e uffici provinciali nell'eseguire le operazioni proprio di nomina. Parliamo di circa un 20%, come ho detto precedentemente, quindi se noi abbiamo una media del 20%, vuol dire che alcune scuole, specialmente periferiche, collinari e di montagna, hanno degli scoperti importanti intorno al 30, 35, 40% della docenza. Se le nomine vengono fatte con la prima decade di settembre, già è una difficoltà, perché comunque gli insegnanti non programmano all'inizio dell'anno, ma arrivano dopo, ma in questo caso stiamo parlando di nomine che si sono concluse o si stanno concludendo in questa prima settimana di ottobre, e soprattutto della scuola secondaria di primo e secondo grado e di tutto il personale di sostegno, le cui operazioni si sono concluse sabato. E stiamo quindi... siamo, come dire, di fronte a una partenza molto difficile per mancanza di insegnanti. Poi c'è la gestione del Covid, che è un'altra questione. Per quanto riguarda gli insegnanti, il ministro, anche qua, non tenendo conto di molte difficoltà, 2 principali, una dello spostamento di persone, candidati al concorso riservato, tra regioni, in presenza di un possibile lockdown anche regionale. Noi sappiamo che Campania e Lazio in particolare sono molto a rischio di queste decisioni, e l'altro al reperimento degli spazi per svolgere fisicamente il concorso. Il concorso si svolgerà presso principalmente le aule informatiche, dovendo fare dei test informatici, e quindi noi sappiamo però che nelle scuole di tutta Italia c'è il problema che le aule informatiche sono state utilizzate per sdoppiare proprio in presenza di Covid e distanziare gli alunni. Ecco, quindi probabilmente avremo queste 2 difficoltà che metteranno un po' in crisi. Una terza è dovuta notoriamente alla mancanza di adesione volontaria dei docenti a fare i commissari e quindi a costituire le commissioni, per problema di tempo, perché comunque bisognava aggiungerlo al tempo della docenza di contratto, e poi anche per l'esigua compenso derivante dalla prestazione proprio fuori dal proprio orario, che insomma è assolutamente ancora ridicolo nonostante qualche ritocchino del governo Renzi. Per l'Udinese un grande ritorno in casa bianconera. Ignacio Pussetto è nuovamente un calciatore della squadra friulana. L'attaccante argentino arriva dal Watford con la formula del prestito fino al 30 giugno del 2021. Siamo felicissimi di riabbracciare un calciatore che per l'Udinese è come un figlio, commenta così il responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Del suo ritorno saranno certamente contentissimi anche i tifosi. Nel prossimo servizio invece abbiamo raccolto la testimonianza di uno dei volontari dell'organizzazione internazionale Greenpeace, molto attiva anche a Udine e in prima linea per la difesa dell'ambiente. Mi chiamo Giorgio Avanzo e sono un volontario del gruppo locale di Greenpeace di Udine. Noi del gruppo locale, anzi questo gruppo locale esiste più o meno dal 2015 a Udine. E quello che facciamo è cercare di portare quelle che sono le campagne di Greenpeace Italia a livello locale sul territorio. E queste campagne possono essere ad esempio
la campagna deforestazione zero, e la campagna per la pesca sostenibile. E una molto importante che c'è adesso riguarda, è quella che riguarda il clima, e quindi la, e anche in particolare si sta focalizzando sul disincentivare l'uso del carbone, delle centrali a carbone. Come funzionano più o meno le campagne? Le campagne partono appunto da livello nazionale, addirittura internazionale. E ci sono dei tecnici di Greenpeace che lavorano proprio per l'associazione, che si occupano di studiare questi grandi problemi a livello internazionale e di studiare quelle che possono essere delle soluzioni. E in seguito i campaigner si attivano per attivare una campagna e organizzare, diciamo, le attività dell'associazione, che poi vengono portate sul territorio dai volontari, che siamo noi. A Udine siamo attivi più o meno una decina di volontari. Come volontari facciamo dei banchetti, varie attività, manifestazioni, che seguendo un po' quelle che sono le linee di Greenpeace, e fanno della creatività, quindi anche di cercare di fare in piazza cose un po' particolari, interessanti, magari con dei costumi, o cerchiamo di rendere, diciamo, di attirare le persone in maniere un po' non convenzionali, e per poi informare e sensibilizzare sui problemi. Le richieste che facciamo spesso sono ai governi o alle multinazionali, ma chiediamo anche ai cittadini delle volte di cambiare le loro abitudini, ad esempio nei consumi. Recentemente abbiamo fatto un'attività sulla mobilità sostenibile, quindi siamo scesi in piazza con dei banner per cercare di portare il tema della micromobilità e di quello che può essere un nuovo modo di intendere la città per quanto riguarda i trasporti, insomma, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rispondere a un grande problema, che è quello del cambiamento climatico. E per quanto riguarda il cambiamento climatico, volevo porre l'attenzione su quello che è successo in questi giorni, e anche oggi, stanotte, ci sono state delle bruttissime notizie per quanto riguarda il dissesto idrogeologico in Italia. E al nord c'è questo problema, al sud c'è il problema della desertificazione dei suoli, e bisogna iniziare a pensarci veramente. E quindi le campagne internazionali di Greenpeace hanno una grandissima importanza in questo senso, e portarle avanti a livello locale è fondamentale. E concludo dicendo che come gruppo locale ci troviamo a Udine, appunto, in via San Francesco abbiamo la sede, che sarebbe anche la sede di Banca Etica, e potete sicuramente andare a cercare informazioni sul sito di Greenpeace Italia, greenpeace.org, ovviamente, la sezione dell'Italia, e poi trovate il gruppo locale di Udine su tutti i social network, e potete iscriverci alla mail gl.udine@greenpeace.it. Noi ogni settimana praticamente facciamo una riunione, chi vuole venire come auditore e ad ascoltare quello che facciamo o è interessato può scriverci alla mail semplicemente. Si è tenuto questa mattina a Palazzo d'Aronco un incontro tra il sindaco Pietro Fontanini e i rappresentanti dei soggetti titolari delle antenne attualmente collocate sul tetto del castello, riguardante la necessità di ridurne l'impatto visivo anche alla luce dell'imminente conclusione dei lavori di rifacimento della facciata e della scalinata da parte della Danieli. Con l'incontro di oggi, ha sottolineato il sindaco, abbiamo compiuto un importante passo avanti nella ricerca di una soluzione alla questione dell'impatto delle antenne posizionate da anni sul tetto del castello di Udine, perché i nostri interlocutori si sono impegnati nella ricerca di soluzioni. Due soggetti, la Protezione Civile e Acegas APS AMGA, hanno già comunicato che elimineranno la loro apparecchiatura, mentre la Guardia di Finanza passerà da 3 antenne a 2. Il Comune si impegna a coordinare gli interventi di rimozione o sostituzione già previsti o ancora da programmare. E intanto a Pordenone, in corso Vittorio Emanuele in stile 800, si è svolto ieri nel centro storico l'evento Art and Food. Vediamo il servizio di Monica Bertarelli.
Ieri, in occasione della seconda giornata di Art and Food, l'evento in cui sono stati presentati i grandi artigiani del gusto della provincia di Pordenone, chef e pasticceri che attraverso la loro attività dimostrano lo stretto legame al territorio, il cuore della città si è tinto con i colori, le musiche, i costumi e i balli dell'Ottocento. Una parata di figuranti in abito d'epoca ha letteralmente invaso Corso Vittorio Emanuele, chiamati da tutta Italia a degustare la pregiata cioccolata che all'epoca veniva servita solo ai nostri. Grazie a Art and Food che c'è l'Ottocento a Pordenone. Bello riesumare l'Ottocento, facciamo parte della storia ed è bello perché palazzi magnifici, costumi magnifici, siamo tornati indietro di 200 anni, penso, credo, il viaggio nel tempo l'abbiamo fatto. E la cioccolata che si lega strettamente a questo mondo dell'Ottocento? La cioccolata era il bene di lusso, era la cosa introvabile, era, come si vuol dire, poi alla fine dell'Ottocento è stata la grande industria del cioccolato che ha portato i famosi quaccheri ricchissimi nel mondo. Pordenone, secondo me, ha una bella carta da giocarsi per il turismo. È una bella cittadina, palazzi magnifici, storia, come si vede alle mie spalle, più di così. Per questa edizione del telegiornale è tutto, un ringraziamento per averci seguito dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste. Dopo una breve pausa pubblicitaria, linea al collega del Veneto. Un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto. Continua l'informazione di Telepordenone. Sono 230 i nuovi positivi in Veneto. Il totale arriva a 28.854 infetti dall'inizio dell'epidemia. Lo si evince dai dati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invariate, restano 2.194. Salgono di 4 pazienti positivi attualmente in area non critica. In isolamento ci sono 9.306 persone, un dato in diminuzione. I positivi totali nelle 7 province sono 4.401. A un mese dalla ripresa delle lezioni scolastiche negli istituti di Vo' e Uganeo non ci sono nuovi positivi. Il primo comune d'Italia ad aver avuto un morto per la pandemia traccia un bilancio positivo dei giorni in aula iniziati il 7 settembre scorso e scanditi anche poi dalla presenza una settimana dopo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Su 650 alunni tra scuola dell'infanzia, elementari e medie sono 50 gli studenti che hanno dovuto sottoporsi a tampone nell'ultimo mese. Tra questi non risulta alcun contagio da Covid-19. E intanto c'è attesa per quanto concerne il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pronto al passaggio domani in Parlamento. Il documento oggi è stato presentato in Consiglio dei Ministri. Si valutano mascherine obbligatorie anche all'aperto e chiusure anticipate dei locali, ma anche feste private a numero ridotto. Tra le altre ipotesi, il divieto per le regioni di adottare norme anticontagio meno restrittive di quelle del governo. L'idea è quella di permettere ai governatori di adottare proprie disposizioni, ma solo se più restrittive di quelle nazionali. E nel veneziano vediamo com'è il trend, perché nei 153 casi registrati nella notte da azienda zero, una settantina sono nel veneziano, dove attualmente ci sono 883 persone con il virus, la maggior parte asintomatiche. Guardando ai ricoveri in provincia, nell'ex provincia di Venezia ci sono 23 persone ricoverate ad Olo, di cui 2 gravi, 13 al San Giovanni e Paolo di Venezia, 1 in terapia intensiva, 17 all'Angelo di Mestre, 3 in gravi condizioni. Guardando alle altre province, Padova 594 positivi, Treviso 1035, Venezia 813, Verona 751, Vicenza 541, Belluno 235 e infine Rovigo a 102. Meteo, fino alla giornata di mercoledì permane uno stato di allerta soprattutto per quanto riguarda le piene del fiume Adige e del fiume Po. L'allerta idraulica è gialla secondo quanto riferito dalla Protezione Civile del Veneto, con una risalita di livello sopra la prima guardia nelle sezioni in ingresso del territorio regionale. Nel corso di domani, martedì 6 ottobre, anche il Po si porterà sopra la prima guardia
guardia nel territorio regionale. Ebbene, ora il servizio tutto dedicato alle elezioni con il nuovo sindaco di Portogruaro. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio. Con l'onorevole Chetti Fogliani qui dalla sede di Viale Trieste a Portogruaro, festeggiando un nuovo sindaco nella città dell'Emene. Ecco, quanto è stato importante il gioco di squadra, onorevole? È stato assolutamente fondamentale. Abbiamo visto in questo periodo, a parte ovviamente la squadra locale che è stata strepitosa sia nella prima parte che nella seconda parte, poi abbiamo la vicinanza di tutti i sindaci della provincia di Venezia, come abbiamo visto nelle occasioni pubbliche, e poi ovviamente il nostro grande Luca Zai e il nostro grande Matteo Salvini. In più c'è stato anche il nostro ex sottosegretario Giorgetti, quindi abbiamo avuto veramente una grande squadra che è venuta a supportare Florio Favero, ma perché noi siamo una grande squadra e questo è quello che ha bisogno il nostro territorio. C'è bisogno a tutti i livelli. Abbiamo l'eurodeputata Rosanna Conte, ci sono io, siamo in tanti, ci sono i consiglieri regionali, siamo veramente veramente in tanti e daremo il nostro meglio come possiamo fare per Portogruaro. Ecco, il centrodestra ha fatto la differenza al secondo turno? Beh, sicuramente sì, il centrodestra unito vince sempre, quindi noi abbiamo contato molto su questo e siamo fieri di questo e siamo fieri di avere il nostro sindaco. Ecco, Chetti Fogliani è stata tra l'altro vice sindaco per anni a Portogruaro, da dove dovrà ripartire la città? Abbiamo delle cose in sospeso che avevamo già, perché noi siamo stati in amministrazione fino all'ultimo momento e quindi certi progetti li porteremo avanti così come erano, altri li modificheremo leggermente perché comunque avevamo una visione un po' diversa, però insomma l'impostazione è questa. In 5 anni si è vista la differenza da prima a dopo, tant'è che il risultato lo si è visto anche da queste elezioni, e quindi noi contiamo di fare sempre meglio aggiungendo dei tasselli a quello che già abbiamo in piedi, più altre cose soprattutto relative all'imprenditoria, soprattutto relative alle culture, soprattutto relative anche agli impianti scolastici. Ci sono tante tante attività ancora da completare e da finire, però andiamo avanti e siamo fiduciosi di fare un ottimo lavoro. L'emozione anche traspare, perché non è facile, una campagna elettorale è sempre una campagna elettorale, ci sono mille variabili, c'è da prestare attenzione e ascoltare, soprattutto ascoltare. Quello che è stato il tema, il motivo principale di questa campagna elettorale è stato ascoltare la gente, le necessità, le frazioni, e la gente risponde. Adesso abbiamo, prima volta nella storia, un candidato a sindaco che potrà anche dimostrare il valore di un partito, della Lega, un partito che governa il Veneto, oramai io dico no bene, meglio che bene, e si può migliorare ancora. Portogruaro fa filiera, gli siamo tutti vicini come regione e gli siamo vicini anche come cittadini del portogruarese, oltre che di Portogruaro. Ecco, città dell'Emene che guarda al futuro, dove insomma dovrà concentrarsi fin da subito secondo lei? Beh, quello che è stato il programma, che mira a portare Portogruaro al centro di un'area turistica, dove cercare di creare attività legata al turismo del litorale, dove abbiamo la possibilità di far mostrare le bellezze di Portogruaro, farlo conoscere, far sì che ci sia appunto un transito turistico, che 2000 anni di storia Concordia Portogruaro, non dimentichiamo anche Concordia che è qua attaccata vicina. Io penso che può essere una scommessa che vada avanti non per un paio d'anni, qua ci vogliono anni, ma deve cambiare proprio la filiera, la corrente su Portogruaro. 25, 26, 25 mila abitanti, da 40 anni basta, dobbiamo crescere. Irina Drigo è consigliere comunale uscente, ma sarà anche consigliera comunale nella prossima legislatura, una legislatura governata dal centrodestra con la vittoria oggi di Florio Favero e della Lega. Un centrosinistra che comunque viene sconfitto, ma si analizzava e si rifletteva sui dati che insomma a livello veneto hanno lasciato un Partito Democratico, un centrosinistra che a Portogruaro ha avuto delle espressioni forti al di là della sconfitta. Quali saranno gli obiettivi per i prossimi 5 anni? Ma in questi 5 anni dobbiamo assolutamente lavorare sul territorio, e ci sono
zone di Portogruaro che storicamente erano legate alla sinistra e che ora non lo sono più, e noi su questo dobbiamo riflettere seriamente, e da qui, da questa riflessione, dobbiamo ripartire, riallacciare forse in maniera più forte e costante il rapporto con i nostri elettori, capire perché sono venuti a mancare i voti e quali sono i sentimenti delle persone che vengono spinte poi a votare il centrodestra, in particolar modo a riconfermare una giunta che in parte verrà composta da chi al primo turno è stato sonoramente bocciato, perché lo sappiamo bene che con questo apparentamento la senatore comunque avrà un peso importante nella nuova maggioranza della città di Portogruaro. Quindi il mio proposito è proprio questo, quello di fare un lavoro a livello culturale, non tanto politico, a livello di associazioni di volontariato, sportive, tutto quel tessuto che generalmente con la sinistra si confronta in maniera franca ma produttiva, e quindi ripartiamo da questo. Che cosa secondo lei non ha funzionato? Ma io credo che qui il voto sia stato molto influenzato dall'andamento regionale e dal successo che in qualche modo Zaia e la Lega rappresentano. E questa è la spiegazione che mi do così a caldo, perché insomma io mi aspettavo che ci fossero molti più delusi dall'apparentamento e dalla bocciatura della senatore, ma evidentemente le persone non analizzano questa situazione e si lasciano trasportare semplicemente dai simboli, quindi è chiaro che questo ha portato alla vittoria di Favero. Ed è questo l'argomento sul quale noi ci dobbiamo misurare. Sono gravi le condizioni di un 17enne rimasto ferito in un incidente accaduto questa mattina a Conegliano, lungo via Menarea, al confine con Colle Umberto. Un incidente accaduto attorno alle 7.40. Il giovane di Follina era alla guida di un Apecar, mezzo che improvvisamente avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia, andando a impattare contro una Nissan Qashqai. Il 17enne è stato soccorso dal SUEM 118, che prontamente ne ha disposto il trasferimento all'ospedale di Conegliano. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente del SUV, sul posto i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area incidentata, rilievi di legge affidati alla polizia locale. A Treviso è stato presentato il piano di contrasto ai furti messo a punto dalla polizia locale. Dalle termocamere all'introduzione di una app sperimentale, sono molteplici le tecnologie pensate dal comando di via Castello d'Amore per prevenire e arginare il fenomeno che con l'arrivo dell'autunno aumenta in modo sensibile, soprattutto a partire dal mese di novembre. Una serie di iniziative e servizi mirati al contrasto dei reati, ha detto il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Le azioni pensate, progettate e pianificate riguardano il controllo preventivo del territorio mediante posti di controllo dalle 17 alle 22, orario durante il quale viene registrato il maggior numero di furti in abitazione. A ciò si aggiungono anche alcune azioni del tutto innovative, come l'utilizzo di termocamere, come detto, sia per i controlli a terra, ma con la possibilità di estendere i controlli dall'alto con l'utilizzo dei droni. A Castelfranco invece i carabinieri hanno individuato e sgominato un giro illegale di scarpe contraffatte che avveniva, secondo le indagini, tra le province di Vicenza e Treviso. Il blitz è partito da un controllo stradale effettuato da una pattuglia dell'arma nei confronti di un trentenne kosovaro residente a Rosà, nel Vicentino. Alla guida della sua Volkswagen Golf, l'uomo è stato fermato a Lori. All'interno dell'abitacolo i carabinieri hanno trovato alcune paia di scarpe griffate che, dopo un esame più approfondito, sono risultate contraffatte. Indagini più approfondite e un'accurata perquisizione in casa hanno permesso di portare alla luce un ingente quantitativo di calzature, tutte di pregio falso. A conclusione delle operazioni, i carabinieri hanno sequestrato 57 paia di scarpe di vari modelli, 7 cinture, un berretto e un paio di orecchini. Il trentenne è stato denunciato.
Tentato furto in pizzeria a Mestre, tre persone arrestate dalla Polizia di Stato nella notte tra domenica e lunedì. L'operazione è nata dalla segnalazione di una donna che in piena notte dal balcone di casa propria aveva notato due persone che armeggiavano sulla porta d'ingresso di un locale situato in via Calucci, mentre una terza fungeva da palo. I poliziotti giunti sul posto hanno fermato i tre soggetti segnalati sorpresi nelle vicinanze della porta d'ingresso, che presentava evidenti segni di effrazione provocati verosimilmente da un attrezzo metallico. Sottoposti a perquisizione, i tre sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico e dell'attrezzo metallico presumibilmente usato per accedere all'interno dei locali. Entrambi gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro penale e i tre arrestati. Operazione Acque Sicure, restiamo a Venezia. Nel weekend la polizia sequestra 5 imbarcazioni e ci sono diverse multe per un valore di quasi 10.000 euro. Sentiamo. Sigilia, 5 natanti e quasi 10.000 euro di multe totali. È questo il bilancio dell'ultima operazione condotta dalla Questura di Venezia in laguna, denominata Acque Sicure, mirata a garantire la sicurezza della navigazione e dei naviganti attraverso una mirata attività di contrasto del fenomeno della velocità nei canali e la conseguente sinistrosità nautica. Nella notte tra sabato e domenica i controlli si sono concentrati nelle zone della movida veneziana di Campo Santa Margherita e Campo San Barnaba, lungo l'omonimo canale, anche a seguito dei numerosi esposti presentati dai residenti della zona. Nel corso dell'operazione sono stati sottoposti a verifica 8 natanti e 20 persone, di cui 6 con precedenti di polizia. Si tratta per lo più di ragazzi giovani che sembrano divertirsi a sfrecciare con i propri barchini ad alta velocità lungo i canali veneziani. A seguito di ulteriori ed accurati accertamenti, 5 barche sono state sottoposte a sequestro amministrativo per assenza dell'ostruttore nel condotto di aspirazione del motore o per aver installato il cosiddetto power lift, che consente di aumentare la potenza del motore oltre a quella dichiarata dalla casa costruttrice. Delle 5 imbarcazioni sequestrate, 4 sono state affidate in giudiziale custodia ai proprietari, mentre una è attualmente custodita presso gli ormeggi della Questura. Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, ben 11 sono state le multe amministrative pecuniarie inflitte, per un totale di quasi 10.000 euro tra i comportamenti sanzionati, oltre a quelli già citati, anche la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria e l'assenza del cavetto stacco massa. Torniamo a Porto Gruaro. Venerdì, con inizio alle ore 20.45, al via il nuovo percorso di scoperta della mostra La collezione Cavallini Sgarbi, allestita nel Palazzo Vescovile fino al 4 di aprile. Si tratta di una formula innovativa ideata dal distretto turistico della Venezia Orientale in collaborazione con la compagnia teatrale La Bottega di Concordia Sagittaria. Ritengo, ha detto la direttrice del distretto turistico Pierpaola Maier, che favorire l'incontro tra i diversi linguaggi comunicativi oggi sia più che mai fondamentale. Si tratta di contaminazioni virtuose che consentono allo spettatore di cogliere e godere ancora di più la visita, perché è divertito non solo dalla scoperta dei contenuti delle opere, ma anche dalla loro contestualizzazione teatrale. Nel rispetto delle norme di prevenzione al Covid-19, gli appuntamenti avverranno sempre su prenotazione e per gruppi di massimo 15 partecipanti. A San Michele al Tagliamento sono stati raccolti ben 11.850 euro a favore della Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Rovatin per i bambini vittime della guerra, con sede a Trieste, operativa in Italia e nel mondo, che dal 1994 opera a sostegno dei bambini feriti nei conflitti o colpiti da malattie non curabili nei loro territori. Sabato abbiamo dato notizia della consegna, insomma, dell'assegno ed anche, insomma, della cerimonia, e ora, insomma, è stato ufficializzato anche quanto raccolto, che, come detto, ammonta a quasi 12.000 euro. Grazie a un lavoro intenso della Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Rovatin, in 26 anni sono stati curati in Italia 700 bambini con i familiari in un viaggio di speranza di guarigione, e una volta ristabiliti sono stati riaccompagnati nei loro paesi di origine. In questi giorni l'azienda che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti in Veneto Orientale, ASVO, ha pubblicato gli orari di apertura degli ecocentri nei vari comuni di competenza. Allora facciamo il punto comune per comune nel servizio di Edoardo Anese.
Gli ecocentri sono centri di raccolta rifiuti in cui gli utenti possono conferire gratuitamente tutti i rifiuti che non possono essere smaltiti con la raccolta porta a porta o stradale. Ad esempio ricordiamo oli vegetali, erbe, ramaglie ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, calcinacci, batterie e cartucce. Per quanto riguarda gli ecocentri di Asvone, nel territorio di competenza dell'azienda osservano i seguenti orari. A Bibione l'ecocentro sarà aperto il lunedì e martedì dalle ore 8 alle 13, mercoledì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, venerdì l'ecocentro resterà aperto dalle ore 8 alle 14 ed infine sabato dalle 8 alle 12. Per quanto riguarda il comune di Caorle, l'ecocentro è aperto da lunedì al sabato, lunedì dalle ore 8 alle 14, martedì pomeriggio dalle 15 alle 18, il mercoledì dalle 12 alle 17, giovedì dalle ore 8 alle 13, così come il sabato, e venerdì invece rimarrà aperto dalle ore 8 alle ore 14. A Cintocao Maggiore invece l'ecocentro è aperto due giorni a settimana, il mercoledì dalle 8 alle 14 e il sabato dalle ore 14 alle ore 18. A Concordia Sagittaria sono tre le giornate in cui è aperto agli utenti, il martedì dalle ore 8 alle ore 14, giovedì dalle 12 alle 18 ed infine sabato dalle 8 alle ore 13 e dalle 14 alle 17. A Fossalta di Portogruaro l'ecocentro osserverà i seguenti orari: lunedì e il sabato dalle 8 alle 15 e il mercoledì e venerdì dalle 12 alle 17. Per quanto riguarda la salute di Livenza, l'ecocentro è aperto il martedì dalle 13 alle 17, il giovedì dalle 8 alle ore 13 ed infine il sabato dalle 15 alle 18. A Portogruaro invece rimarrà aperto dal lunedì al sabato, il lunedì dalle 8 alle 15, martedì e mercoledì dalle ore 12 alle ore 17. Il giovedì è possibile accedervi sia la mattina dalle 8 alle 13 che il pomeriggio dalle 14 alle 17, così come il sabato seguendo gli stessi orari del giovedì, fatta eccezione per il pomeriggio che rimarrà aperto fino alle ore 18 ed infine il venerdì dalle ore 8 alle ore 15. A Pramaggiore l'ecocentro è aperto lunedì dalle 13 alle 17, il martedì dalle ore 8 alle 14, giovedì dalle 14 alle 17 e il sabato dalle ore 12 alle ore 17. Per concludere, a Sant'Ostino di Livenza l'ecocentro è aperto il martedì e il sabato dalle ore 8 alle 15 e il giovedì dalle 12 alle ore 17. Chiudiamo con un'ultima di sport, andiamo a Oderzo, gara sfortunata nel fine settimana per la Cruz Pallamano Oderzo a Leno nella terza giornata del torneo di Serie A2 uomini. La squadra allenata da Micio Brakočević contro un avversario tosto ha perso 35-31. Il primo tempo gli Opitergini l'hanno concluso sotto di una sola rete a 18-17. Oderzo si è presentato in trasferta con un numero limite di 10 giocatori, compresi due sedicenni, entrambi in campo dopo l'infortunio. Fortunio a Piccalec al quarto e Marcuzzo al 45esimo. Con una formazione fortemente rimaneggiata e senza cambi, la Cruz Oderzo è riuscita per tutta la durata dell'incontro a rimanere ancorata al risultato. Migliore marcatore Segat con 14 reti, Oderzo ultimo a 0 punti. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio alla nostra programmazione anticipata dalle previsioni del tempo, ci rivede come sempre puntuali domani alle 19 con il telegiornale del Nord-Est, arrivederci. Martedì, nella prima metà di giornata cielo sereno poco nuvoloso con nebbie locali fino al primo mattino sulla pianura e nelle valli prealpine. Tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento fino anche a cielo coperto. Precipitazioni fino al mattino assenti, nella seconda metà di giornata probabilità bassa 5-25% per modeste piogge locali a tratti. Temperature rispetto a lunedì fino al primo mattino saranno più basse in modo leggero moderato. Nelle ore diurne senza variazioni di rilievo, di sera più alte anche di molto. Rispetto alla norma, fino al pomeriggio saranno più basse e di sera più alte, sui monti anche sensibilmente. Venti, in alta montagna moderati tesi da sud-ovest. Altrove deboli moderati con direzione variabile, eccezion fatta per delta del Po e zone limitrofe, dove generalmente saranno moderati e da sud-ovest. Mare poco mosso.